Allora, stasera vediamo un gioco molto carino che, a differenza di quello di cui parlava prima Matteo, ci si può speculare ancora di più, non è vero, però forse più interessante sotto altri aspetti. E praticamente questo gioco funziona così. C'è un server, c'è un computer fuori. Noi ci viene data la possibilità di fare accesso, di avere accesso a questo computer tramite SSH. Quindi praticamente noi ci avremo una console come se fossimo sul computer nostro, ma in realtà stiamo lavorando su questo computer remoto. Questo server è stato realizzato ad hoc apposta per permetterci di entrare, non fare danni permanenti al server, ma poter fare determinate opzioni e poter giocare. Giocare che cosa significa? Significa che in quel server c'è installata una distribuzione Linux e ci stanno dentro tanti utenti. Come noi sul computer nostro abbiamo root, io ho Gianluca, i vari utenti, gli hanno creato diversi utenti, li hanno chiamati level 1, level 2, level 3, level 4 fino al level 13. E quindi praticamente ogni livello, diciamo che noi abbiamo accesso come utente level 1 perché la password dell'utente level 1 è level 1, quindi la conoscono, c'è scritto sul sito, per iniziare utilizza questo account. Una volta che abbiamo avuto accesso, anzi adesso lo facciamo, adesso ero entrato, adesso esco. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il sito di questo smashtest.org. Perché tutto quello che ho detto adesso sta scritto sul sito, cioè come si gioca e come si entra la prima volta. Ah, una domanda, qualcuno di voi ci ha già provato a giocarci? Sì, no. Grande. Tu mi dai soddisfazione. Perché Com'è andata? Sì, sono arrivato al quarto. Però dopo, io più che altro ho fatto Goder Sumo, l'altro. Ah sì, Goder Sumo, quello trovo che il sito di cui parlavamo. Quello l'ho fatto parecchi. Io l'altra volta avevo consigliato di provarlo a giocare, perché se adesso noi vediamo i primi livelli, cioè praticamente chi non ci ha giocato si brucia, e bruciando di primi livelli poi dopo se accede direttamente a quelli successivi diventa più difficile, quindi magari perdi il gusto e uno non ci gioca. Infatti avevo detto un mese fa per giocateci se ce l'avete voglia prima di fare la serata, però vabbè, non è un problema, andiamo, li vediamo insieme. Vabbè, qua il sito non me lo carica. Aspetta, allora mi sa che c'è qualcosa su... Che stai collegando il wifi? No, ma io non arrivo da Dio, sto su internet. Non arrivo da Dio, wifi. Sì, ma è il server. Tranquillissimamente. Cioè il web server loro, perché il server SSH risponde. No, non ci sta messo il proxy. Non possiamo giocare dando le regole, le dette. Niente, vabbè. Vabbè, comunque praticamente noi abbiamo, ci viene fornito sul sito nome utente e password dell'utente 1. Quindi noi che cosa possiamo fare innanzitutto? Possiamo loggarci in SSH, quindi facciamo SSH io.smashtest. Lo potete fare tutti, tanto. Sì. .org. No, ci sono massimo due accessi per IP. Per IP. Allora, fate Vobis. Vedete, non vado perché sennò ci faccio c'è l'ultimo tutto. Allora, ho messo, ci fate caso, smashthestack.org, davanti ci ho messo io.dot, che praticamente è un sottodominio, perché su questo server qua, Smash the Stack, ci stanno ostati più giochi.
Quindi non ci sta soltanto quello che vediamo stasera, ma ce ne stanno anche altri. Più o meno tutti che parlano più o meno tutte le stesse cose. Quindi praticamente che cosa ho fatto? Ah, zoom perché se non si vede. Anzi, leggiamo, se no non si riesce a capire niente. Vabbè, SSH è l'indirizzo del server, meno L gli dico l'utente. Level 1. Entro. Basta fare streaming o qualcosa, stai scaricando l'impossibile tu? Io? Ho fatto? Vado allora a connessione. Non sto scaricando una mazza. Sto a vedere una pagina e basta. Chi se la giuncia tutta? Perché tanto li scopriamo, chi è che? E qualche telefono. Chiudiamo, no, questo no. Scusa. Vabbè, comunque entro con. Level 1. Con la password del level 1, che ho sbagliato. E praticamente mi dà accesso al server. Con qualche secondo ci stampa il motted, giusto? Deve essere job the day. Il message of the day. Ok, ci stampa il message of the day. Che è sempre quello di sempre, quindi è sempre, ogni day è sempre lo stesso message. Ecco qua. Level 1 at IO. Quindi praticamente adesso stiamo collegati a quella macchina. Allora io che faccio? Innanzitutto posso vedere. Sardo questo. IO. Però posso vedere in quale cartella mi trovo. Mi trovo nella cartella level 1 dentro home, quindi ogni utente ha la sua cartella. Dico ok, allora vediamo che cosa ci sta. E ci trovo una serie di file che si chiamano readme. E c'è anche quello in italiano. Allora andiamo a vedere cosa dice. E qua ci sta una bella spiegazione di tutto il gioco. Praticamente dice: hai fatto la parte difficile, hai trovato il nostro regno. Vabbè, quindi permettiamo di avere a che fare con le vulnerabilità più classificate e quelle più recenti. Un paio d'anni sto gioco. E però viene aggiornato ogni tanto. Praticamente ci spiega una cosa, ci dice: esiste una cartella che si chiama Levels, che sta nella root. Slash levels, quindi all'inizio del file system ci sta sta cartella levels, dove dentro ci stanno tutti gli eseguibili. Gli eseguibili si chiamano levels 01, levels 02 e sono eseguibili, quindi sono veri e propri programmi che noi possiamo eseguire, però vedremo che se noi siamo l'utente level 01 ci abbiamo i permessi soltanto per eseguire il file level 01 che sta dentro levels, il programma levels 01 che sta dentro questa cartella. E infatti qua ci suggerisce di andare a vedere e di guardare anche i permessi. Adesso non li andremo a vedere. Poi che dice? Quando eseguirete Levels 01, questo programma, è stato programmato in modo tale che voi possiate trovare una vulnerabilità. Cioè la vulnerabilità c'è, sta a voi trovarla. Una volta che la trovate, dovete sfruttarla per trovare la password dell'utente level 02. Adesso però, levels 02, come facciamo a vedere la password? Cioè se noi abbiamo accesso al file delle password, già abbiamo accesso a tutte le password, non solo a quelle di level 02. In realtà, noi vedremo, qui ci dice, che dentro levels 02, level 2, pardon, è un utente, no? Noi dobbiamo trovare la sua password. Quindi, essendo un utente, ha anche una cartella dentro home. Come avevamo visto che c'era l'utente level 1, c'ha la sua cartella dentro home, anche il level 2 c'ha la sua cartella dentro home. E lì dentro c'è scritta la password dentro un file, quindi semplicemente dobbiamo andare a leggere quel file. Quindi io ci potrei provare fin da adesso, allora ls, anzi pvd, vediamo. Io sto dentro level 1, vado indietro, vado dentro home, faccio ls e ci stanno tutte le cartelle di ogni utente, una per ogni utente. Allora io adesso che faccio? Entro dentro level 2 e sta dentro la home di level 2. Facciamo ls-la permission denied, cioè non ci abbiamo i permessi di poter neanche visualizzare quello che c'è dentro sta cartella. Io so che qui c'è il file perché c'era scritto su readme con la password, ma non posso visualizzarlo perché sono l'utente level 1. E allora come possiamo fare per andare a leggere questa cartella? Se io adesso vado dentro la cartella levels, che sta nella root, dove stanno tutti i livelli, tutti eseguibili, e faccio un ls,
facciamo ls-l level 0, così vediamo di meno, ma invece è troppo, e facciamo secondo, così basta. Allora, qua dentro ci stanno tutti gli eseguibili, ho stampato soltanto quelli che iniziano per 0 qualcosa, così non ce li fa visualizzare tutti. Cioè, quelli in rosso sono eseguibili, quelli invece in bianco sono i sorgenti con cui sono stati scritti quelli eseguibili. Quindi per parecchi programmi, per parecchi livelli noi abbiamo a disposizione non solo l'eseguibile che dobbiamo exploitare, ma anche il sorgente, cioè quello che ci spiega che cosa fa quell'eseguibile, che dopo ci verrà in aiuto, non per il primo livello. Infatti noi vediamo che level 1 e level 01 praticamente c'ha soltanto l'eseguibile level 01, non esiste il file level 01.c che ci dice quello che fa. Se noi andiamo a vedere come i permessi di quel file, diciamo meno l level 01, noi vedremo che praticamente il possessore di questo file è level 2. Quindi il file che si chiama level 01 in realtà è di level 2, però il gruppo che può eseguirlo è level 1, quindi perché non su... Il proprietario è level 2, il gruppo proprietario è level 1. Esatto, perché su Linux quando noi creiamo un utente viene anche creato un gruppo con il nome di quell'utente. Se te crei l'utente Andrea su Linux c'è anche il gruppo Andrea, quindi se te crei un file come Andrea puoi dire agli altri, quelli che fanno parte del gruppo Andrea, allora gli do determinati permessi su quel file, a tutti quegli altri che non fanno parte del gruppo Andrea gliene do altri. Quindi praticamente noi possiamo, lui gioca su sto fatto, cioè ovvero dice il proprietario è level 2, il gruppo che ha questo file è level 1, quindi io che sono level 1, faccio parte del gruppo level 1, posso eseguire quel file che in realtà è di level 2. Non è tanto quello, è che lì c'è impostato il bitsuid. Praticamente chi può eseguire quel file lì lo esegue come se fosse il proprietario, cioè quindi chiunque sia in grado di eseguirlo, col fatto che c'è la S lì all'inizio del proprietario, quello significa che c'è impostato un bit che è chiamato bit su id, è un particolare modo con cui un particolare permesso che si imposta con chmod più S, che fa sì che chiunque sia possa eseguire, a chiunque venga dato la possibilità di eseguire quel file, lo può eseguire con il nome, con i permessi level 2. Esatto, quindi in realtà c'è già... Ma non solo i permessi, proprio come il level 2. Come se fosse level 2. Quindi... Cioè se noi lanciamo questo programma e andiamo a vedere chi è che ha lanciato questo programma, l'ha lanciato level 2, ma in realtà l'abbiamo lanciato noi, perché è impostato proprio così da level 2. Sì, sono successo i programmi di root, mi pare. Questa è una tecnica che viene usata quando tu c'hai bisogno di dare maggiori permessi anche a utenti che normalmente non potrebbero eseguire quel file. Penso che pure ls, tipo ls che lo puoi utilizzare, sta dentro, cioè no, ls lo usi come... Però ci sono alcuni comandi che... Alcuni comandi venivano utilizzati con bitsuid, dopo dato che permette proprio... Che un arma doppio dai, siccome è un arma doppio dai. Facile proprio per creare privilege escalation, il bitsuid adesso stanno sempre... Se trovate molti modi per in realtà evitare questa tecnica che fino a un po' tempo fa sui sistemi operativi Linux si usava molto, cioè il bitsuid era una cosa, una pratica comune fino a 5-6 anni fa sui sistemi operativi Linux, poi visto le vulnerabilità che dava è stato sempre più tolto facendo programmi che permettevano di essere eseguiti non dall'utente root e quindi cercando di limare meglio i permessi che servivano per i programmi stessi, che fino a un po' di tempo fa, dato che c'era bisogno di utilizzare proprio, cioè per alcune cose c'è bisogno che vengano eseguite proprio da root, allora che succedeva? O facevi un particolare gruppo, cioè per poter dare un maggiore diritto all'utente che non era root di fare queste cose qui, una tecnica era bitsuid, adesso ci stanno anche altri altri modi per farlo, c'è anche il sudo che è un'ottima alternativa perché dice io in base con il sudo permetto all'utente di fare solo alcune cose come root, prima c'era questa cosa qui quando veniva usata parecchio, adesso non viene usata più proprio perché è pericoloso, insomma. Infatti adesso vedremo il pericoloso e forse smash the stack e valga una griglia in diretta a bits a suid in base.
cioè ti fa vedere come è possibile usarlo. No, perché la critica ti fa vedere le cose che vuole vulnerabilità. Esatto, le vulnerabilità di questo metodo. Sì, ma non proprio di questo metodo, cioè le vulnerabilità sono... Ah, però se già, se però, già non ci fosse questo tipo, esatto. Se già non ci fosse S lì, esatto. Smash and Stack ci avrebbe ci avresti molte meno possibilità di fare le cose. Fare i privilegi escalation, certo. Ecco. Allora, facciamo una cosa, noi level 01, questo eseguibile lo possiamo lanciare. Vediamo che succede, visto che non già abbiamo neanche i sergenti, così mo che abbiamo visto le regole che erano quelle un po' più pallose, andiamo a vedere, iniziamo a vedere cose interessanti. Quindi, punto slash level 01. Eseguiamolo. Eccolo qua, è partito. Dice: inserisci i tre digiti delle tre cifre segrete per entrare. Finito il gioco. Allora io mo inserisco 777, che è uscito. E non è successo. Tre cifre uno potrebbe parlare con uno script, se vorrei c'è esatto. Cioè. L'obiezione è tanto bassa che uno, cioè, questo lo supera sempre, perché anche lo fai a mano, cioè, esatto, qua perché ci stavano tre cifre. Allora, noi adesso dobbiamo trovare queste tre cifre e non già abbiamo nessun'altra informazione. Iniziamo a ragionarci sopra, ovvero allora, sappiamo che questo è un eseguibile. Quindi l'eseguibile ci stava un sorgente, che è stato compilato, è stato generato questo eseguibile, ma noi il sorgente non lo possiamo consultare. Perché sul sorgente sicuramente c'era scritto prendi un valore in input, se è uguale a xxx il numero segreto, allora fai qualcosa, altrimenti ne fai un'altra, esci e non fai niente. Però noi il sorgente non lo possiamo vedere, se no era troppo facile. Eppure, sto eseguibile qua, quando noi gli diamo in input un valore, dovrà controllarlo con il valore esatto per vedere se è giusto o meno, in qualche modo. Quindi noi dove possiamo andare a cercare il valore con cui viene comparato l'input che gli diamo? È una domanda aperta. Praticamente sta dentro il codice assembler di level 01. Oppure, se siamo fortunati, sta lì dentro. Dicendolo, tra tutti quei simboli che non hanno all'inizio nessun significato, ci sono tre simboli che hanno un significato per noi particolare, che se tu però vai a vedere fai cut odd subito non li troverai. Ok, esatto, infatti è la prima cosa che ho pensato anch'io, cioè abbiamo un eseguibile in mezzo, quell'eseguibile è scritto in binario, tanti uni e zeri, ma ci saranno 8, 16, 24 bit in sequenza di mezzo a tantissimi bit che saranno quelli giusti. Allora, la prima cosa che si può fare è aprirlo in esadecimale, ovvero in esadecimale significa leggere il binario, però anziché leggerlo 0 e 1, 0 e 1, 0, lo leggiamo a coppie di 4, cioè prendiamo 4 0 e 1, li identifichiamo con un simbolo solo, l'esadecimale, è semplicemente una conversione per non star a leggere di 0 e 1. Quindi si potrebbe utilizzare, su Linux esiste xedit, sì? Proviamo a dargli level 01. Tac. Allora, ogni simbolo sono 4 bit, quindi 7F sono 8 bit e 1 byte. Infatti sono divisi tutti quanti in coppie di 2 perché ogni coppia sarebbe un byte. Poi abbiamo pure gli indirizzi di memoria, ma ce ne facciamo poco. E qui abbiamo la conversione in ASCII, ovvero la codifica ASCII viene scritta con una codifica a 7 bit e praticamente noi possiamo vedere che tipo la T, però questo qui il 74, convertito in ASCII la T, dove ci stanno i punti in realtà vuol dire che non gli si può dare nessun significato in ASCII perché sono dei byte che praticamente servono a dare le istruzioni al processore. Cioè è codice macchina, ok? È codice macchina, qualcosa si riesce a leggere perché se noi su un programma, lo potremmo anche vedere, se noi su un programma scriviamo stampa ciao, il ciao che noi gli diciamo di stampare a livello di processore, praticamente ci stanno una serie di istruzioni che gli dicono quando viene eseguito, prendi tot spazio di memoria sullo stack, prendi il puntatore, salvalo, poi copiaci dentro questi bit qua che significano ciao in ASCII, però quelli li vengono salvati proprio in ASCII direttamente, quindi
si riescono a rileggere leggendo l'esadecimale. Tutti i puntini e tutti i caratteri strani sono proprio il programma compilato, il byte. E qua possiamo andare giù perché non è finito. Qua si va giù. Come si sposta? Con le freccette? Sì, con le freccette. Adesso noi sappiamo che praticamente qua in mezzo esattamente tre coppie, una, due e tre, che sarebbero tre byte, devono essere il nostro valore. Anzi no, neanche tre byte, di meno. Perché essendo un valore a tre cifre, quindi noi possiamo arrivare fino a 1000, 1000 lo descriviamo con, fino a 1024 lo descriviamo con un solo byte, no, pardon, 1024 con 10 bit, quindi con 2 byte, quindi 2 byte, quindi soltanto una coppia sarà il nostro valore, quello vero. Però, ecco un po' sapere qual è. Quindi, questo qui era la sua proposta. Andiamo a vedere il codice binario del programma, ci deve stare per forza. E io, infatti, so benissimo che c'è, non ho idea di quale sia, perché è un po' difficile trovarlo. Cioè, però sappiamo che è qui in mezzo. Ok, non è stato, è stato utile fino a un certo punto, ci ha fatto capire qualcosa, ma non sarà facile per noi qua in mezzo andare a capire quali sono le due coppie giuste per noi. Allora andiamo a ragionare un attimo. Che cos'è un programma eseguibile? Un programma eseguibile altro non è che una serie di istruzioni da dare al processore. Cioè, quando uno dice linguaggio macchina, no? Linguaggi di programmazione, tu scrivi print ciao, che in inglese, per uno che parla inglese, significa stampami ciao. Cioè, è un linguaggio ad alto livello, molto vicino a noi esseri umani. Però dopo il computer, il processore dice sì, ma io che print ciao che significa? Allora ci deve stare il compilatore che praticamente lo traduce, lo traduce proprio in linguaggio macchina. E negli anni passati, quando si programmava in assembly, si programmava direttamente in linguaggio macchina. Cioè, io anziché dire print ciao, scrivevo una serie di istruzioni che, se eseguite nel giusto ordine e fatte in una certa maniera, su un determinato processore significavano: prendi un po' di memoria, scrivici dentro questi caratteri, poi apri un buffer verso il monitor, verso lo standard output e butta fuori allineato su determinate. E diceva come stampare il ciao. Questo qua è quello che si faceva tempo fa. Qua penso che tutti sappiamo che se noi abbiamo un sorgente e lo vogliamo compilare, otteniamo il linguaggio, otteniamo il programma, ovvero l'eseguibile. Ma se noi abbiamo il programma eseguibile, non esiste un altro traduttore che ce lo riporta in sorgente, ok? Questo è perché appunto chi vende il software chiuso, cioè lo compila e ti vende il compilato, ma si tiene i sorgenti, tanto tu anche se compri il compilato non vuoi risalire i sorgenti. A meno che non ti metti a fare reverse engineering, ma quello che significa? Significa mi metto lì, adesso non so come funziona sotto questo programma, però inizio a dargli in input questo e vedo quello che scappa e me lo segno. Do questo input e vedo quello che scappa e me lo segno. Do questo input, esatto. E poi dopo cerco di andare a leggere, cioè tutti questi qua cerco di ritradurli nelle istruzioni, perché questi qui abbiamo detto che sono tutte istruzioni macchina, no? Quindi se uno le sa leggere, se uno ha il manuale del processore, questi qui li ritraduci, 7F454C4601 significa in un determinato registro del processore mettici questo valore, ok? Eccetera eccetera, però noi ci avremo una serie di, se noi li traduciamo, adesso andremo a farlo questo, ci avremo, risaliremo a tutte le istruzioni che segue il processore, che però un conto è legge tipo print ciao, cioè stampa ciao, noi abbiamo subito che stampa ciao, un conto è legge sposta questo valore dentro questo registro, sommaci, facci la end con quest'altro, con il valore di quest'altro registro. Questo valore qua in realtà è un indirizzo di memoria, mettilo in questo registro, accedi alla memoria, salva un determinato valore, sommalo con quest'altro registro, eccetera eccetera, una serie di cose che diventiamo pazzi, e praticamente questa serie di cose significa stampa ciao, ok? Però già inizia a essere qualcosa, cioè abbiamo una serie di operazioni tra registri che possiamo iniziare a capire. Cioè, una volta che uno le fa un po' di volte, inizia a capire che quella sequenza lì significa stampa
stampa sullo schermo, quella trasluenza significa la somma a due numeri, e iniziamo a dare un'interpretazione a quello che c'è scritto qua. Quindi praticamente quello che dobbiamo fare noi è che abbiamo il programma compilato e lo dobbiamo disassemblare. Disassemblare significa prendere tutto il codice binario e ritradurlo in istruzioni per il processore. Questo qua lo possono fare tranquillamente dei programmi, ovvero esistono dei traduttori che tu gli dai il binario e loro te lo traducono nelle istruzioni del processore. E adesso andremo a vederle. Allora, però prima vi faccio vedere un attimo qualche istruzione com'è fatta. Tanto qua ce ne stavano alcune, così tanto per... Ok, bravo. Vediamo che ne sa, tipo questa qua o questa, insomma. Iniziamo a prendere qualche istruzione. Noi leggiamo move e ax virgola tra parentesi quadre e bx, chiusa parentesi quadra. Le istruzioni del processore sono tutte così, sono una sequenza di queste istruzioni: move, jump, eccetera eccetera, add, end. E praticamente quello che questo, allora, questo qui è l'assembly x86, quindi quello della Intel. Come si legge questo assembly? Si legge che il secondo operando è la sorgente, mentre il primo operando è la destinazione. Questo move si capisce che è muovi, sposta, e bx, che non sappiamo ancora che cos'è, tra parentesi quadre, dentro e ax, che non sappiamo ancora che cos'è. Quindi ci avremo una serie di queste istruzioni. Questa operazione move e ax e bx ha una sua traduzione ben precisa, che è 01FF368A. Quindi ogni volta che uno fa move e ax e bx tra parentesi quadre, c'ha quella traduzione esatta. Questo è un byte. No, questa è una serie, sono più di un byte. Ogni istruzione occupa più o meno, cioè non è che occupano tutte lo stesso numero di byte. Sì, però io pensavo i move sono tutti per forza 2 byte, quello neanche questo è vero. Per esempio, i move, le istruzioni sì, move dipende. Sono tutte 2 byte. Dipende, perché ci sta la move che sposta da registro a registro, la move che sposta da memoria RAM a registro, come in questo caso, la move che sposta da registro a memoria RAM, e quelle lì, e poi. Ci stanno le operazioni, dopo cambia, insomma, dipende dall'istruzione quando i byte tocca. Quindi vuol dire che ogni istruzione è da 1, diciamo, a 4-5 byte, non esatto, sì, anche 8, ma raramente. Grazie. Quindi praticamente che significa? Noi avremo move che può fare da registro del processore, da memoria RAM dentro un registro del processore, da un registro del processore dentro la memoria RAM, dalla memoria RAM calcolandoci l'indirizzo a un registro, e ora andiamo a vedere bene queste cose. Insomma, può fare diverse cose move, però ne può fare finite, cioè può fare 6 cose move, ok? E per ogni cosa ci sta una traduzione ben specifica di codice binario, che viene chiamato il codice operativo, cioè il codice operativo sarebbe la traduzione in binario di quella istruzione. Il disassembler che cosa fa? Cioè il programma che disassembla prende 8ABB06 un determinato dei byte, riconosce che quella sequenza di byte si traduce in muovi da questo registro a questo registro, e ti scrive muovi da questo registro a questo registro. Poi prende i successivi 4-5 byte, li riconosce e dice questo invece significa jump di qua, ok? Quindi noi possiamo effettivamente risalire dal codice binario al linguaggio assembly. Allora, andiamolo a fare. E poi un'ultima cosa vi faccio vedere prima che ci andiamo, perché giustamente se no uno dice che diavolo sono questi registri. Allora, questa qua è più elettronica, no, vabbè, informatica, però è parecchio a basso livello. Cioè, come è fatto un processore, cioè un processore dentro c'ha una memoria, ma sono memorie piccolissime, ovvero tipo questa qua è tutta la memoria che c'ha dentro un processore, si divide in registri, ok? Perché sono disegnati così? In realtà sono tutti registri a 32 bit,
ok? Da qua a qua sono 32 bit. Se noi vogliamo utilizzare da qua a qua, ovvero questo qua si chiama EAX, questo qua si chiama EBX, questo qua si chiama ECX, ce ne stanno una serie, perché se noi vogliamo fare la somma di due numeri, mettiamo un numero su EAX, un altro numero su EBX, e poi facciamo la somma di questi due dentro ECX, ad esempio. Un esempio. Quindi praticamente noi ce ne abbiamo più di uno, perché vediamo che ci serviranno per le varie operazioni, per i vari move, cioè sposta questo valore lo memorizzo qua, mi memorizzo l'indirizzo di dove lo devo andare a mettere e poi ce lo sposto, cioè mi sarebbe dovuto tenere una memoria. È diviso così perché EAX sta per Extended AX. Una volta i processori erano a 16 bit e ci avevamo soltanto AX. Io il primo processore a Liti che ci hanno fatto ci insegnavano assembly fin dal terzo, ci facevano lavorare con lo Z80 della Zilog, che quello lì era 8 bit, quindi c'aveva tutti i registri così, c'aveva 4 MHz. Anzi, c'aveva un accumulatore solo, cioè. E c'aveva soltanto un accumulatore. E... sì, ma quello che ci si faceva con Z80 era della versatilità unica. Noi ce l'avevamo sia sul simulatore, sul computer nostro, che poi dopo ce l'avevamo. Noi ce facciamo i DNC, ce facciamo i modulatori dei modulatori radio. Aspettate. Modulare e demodulare segnali audio in digitale lo si fa spostando i valori dentro questi registri. Questo qua è un processore a 32 bit e quindi abbiamo registri a 32 bit. EAX sta per Extended AX e significa tutto questo qua da 32 bit. ESI, tutto questo qua da 32 bit e via dicendo. Però ci stanno alcune operazioni che non gli servono 32 bit, gliene bastano di meno. E allora ci sta, se noi chiamiamo soltanto AX, questo, utilizziamo soltanto i 16 bit più significativi di EAX. Quindi noi chiamando AX in realtà stiamo utilizzando un registro a 16 bit, che esattamente non è un nuovo registro, ma ne utilizza uno che già ci stava soltanto a metà. AH e AL, a height e hey low, sono altri due registri che possiamo utilizzare a 8 bit, cioè se io utilizzo AL utilizzo un registro da 8 bit, che in realtà però sarebbero gli 8 bit meno significativi di EAX. E queste cose sono comode, perché tipo quando dobbiamo spostare, che ne so, cioè abbiamo una stringa sulla memoria RAM, quindi una serie di caratteri ASCII, e li vogliamo spostare in un'altra parte della memoria RAM, vedremo che ogni carattere ASCII occupa un byte, quindi 8 bit. Se li dobbiamo spostare uno alla volta, allora andiamo a utilizzare un registro da 8 bit, non utilizziamo un registro da 32 bit, noi mettiamo 00000 fino a quando arriviamo qua e poi scriviamo gli ultimi 8 che ci servono. Utilizziamo direttamente il registro 8 bit, è più veloce. Stessa cosa per EBX, CX e DX. Praticamente sono 4 registri che possiamo utilizzare a 32 bit se li chiamiamo Extended AX, Extended BX. A 16 bit se li chiamiamo XBX, CX e DX, che erano come si chiamavano all'inizio quando ci sono i processori a 16 bit. Infatti Extended AX è il nome che gli è stato dato dopo, perché era la X esteso, no? Oppure a 8 bit questi qua, mentre ci stanno questi qui che vengono utilizzati per forza a 32 bit, ESI e D, di solito ci vengono salvati gli indirizzi della memoria RAM, e poi abbiamo due registri ESP e PB, che questi qua in genere non li scriviamo noi direttamente, ma vengono utilizzati dalle istruzioni del processore, cioè quella move, quella call, quelle istruzioni che può fare il processore, quel suo set di istruzioni, va a sfruttare anche questi due registri. E adesso vedremo perché con questi due registri ci gestisce completamente la memoria RAM, o quasi completamente, diciamo, tutto lo stack. E infatti noi dopo andremo a giocare proprio su sta cosa, cioè perché se noi riusciamo a scrivere... Ah, poi qua ci sta un altro registro che non lo vedo, forse non c'è disegnato qua, che non è nessuno di questi, sarebbe l'IP, che non è l'IP quello della rete, ma sarebbe l'extraction pointer, che praticamente punta sempre all'istruzione che si sta eseguendo. Dopo vedremo che praticamente quando un programma viene eseguito
esegue la prima istruzione, move bla bla bla, poi quando la finisce va a quella sotto che è un'altra move bla bla bla, e poi va a quella sotto che è un jump bla bla bla, e poi c'è il jump, allora va di qua e fa quell'altra istruzione. Insomma, c'è un puntatore che segue costantemente l'esecuzione del codice, e dopo vedremo perché. Quello è importante, infatti noi principalmente andremo a cercare di modificare l'extraction pointer per riuscire a fare privilege escalation. Adesso, abbiamo visto che praticamente il processore c'ha una serie di registri. Scusa, di architettura è questa, 386? X86, sì. Allora, ho preso da qua che è proprio X86 Assembly Guide. Allora, adesso ritorniamo a noi. Stavamo qua, dicevamo, l'abbiamo aperto in esadecimale. Ottima osservazione. Quindi tutti questi valori qua in realtà sono le istruzioni del processore che abbiamo visto, cioè magari queste qua significano, che ne so, move da un registro a un registro, questo qua significa metti il valore 000 dentro un altro registro e via dicendo, non lo sappiamo. Andiamo a vederlo a sto punto. Quindi, allora, come si scappa da qua? Ctrl-C. 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 F1 per help, che non ricordo. Exit. Exit. Ctrl-Z da sospende. Ctrl-C. Ctrl-C. Vabbè. Allora, quindi noi abbiamo aperto in esadecimale level 01 che è un eseguibile. Andiamo a cerchiamo di tradurre tutto quell'esadecimale in istruzioni della macchina, esatto, in assembly. Con che cosa lo facciamo? Lo facciamo con GDB. GDB è un programma scritto da Stallman, se non sbaglio, perché è stata una prima cosa che ho fatto, no? Yes. Ok. GDB è un programma storico che ci permette di fare un miliardo di cose. Se andiamo a vedere il manuale di GDB ci possiamo stare le ore a leggerlo, perché si possono fare veramente tantissime cose. Invece non è tanto lungo. GDB come funziona? Gli dobbiamo dire, GDB significa GNU Debug, penso. Non lo so. Aspetta, vediamo sul man che sicuro c'è scritto. Sì, sì. GNU Debugger. Allora, gli diciamo GDB e gli dobbiamo dire però che quale eseguibile debuggare. Si chiama debug, giusto? Perché praticamente viene sfruttato dai programmatori per cercare i bug. Cioè, se ci sta un bug sul programma, qua vedi esattamente tutti i movimenti che fa il processore passo per passo, quindi puoi vedere tutti i valori come si muovono. A un certo punto è più facile qui trovare i bug, ok? Una delle futures che c'ha è che ci fa vedere pure il codice assembly, cioè dice io parto da qua, il codice assembly è questo, faccio questo, nel frattempo ci possiamo anche vedere i registri come vengono riempiti. È una roba potente il GDB. E lì, ma questi programmi qua devono stare su questo server. Esatto, assolutamente. Solo che quali programmi ho a disposizione? Ecco, quelli che ci ha installato l'admin del server, che ha creato il gioco. Esatto, però c'è una lista per esempio dove posso vedere questi programmi, e soprattutto tutti io da utente level 1 ho accesso limitato a un certo numero di programmi oppure... No, fin da subito c'è accesso a tutti gli eseguibili, a tutti i programmi che puoi eseguire, che sono stati girando per il persistente. Alla peggio devi farla come not found, questo direi così. Esatto. Se c'è bisogno di qualcosa. Cioè, la logica è sempre quella del sistema Linux, quindi tu puoi vedere i path per vedere dove cerca i comandi, ma non è perché non ce l'hai nel path e non c'è il comando può stare dappertutto. Cioè, se tu scrivi il comando, e il comando te lo trova solo in automatico quelli che stanno nel path dei comandi, se tu gli scrivi eco path, fa vedere dov'è che ci va a cercare di default, cioè default in maniera naturali comandi, cioè tutto quello che scrivi lo va a cercare dentro questi, per questi directory qui. Ma non significa che i file eseguibili stanno solo lì, cioè perché abbiamo visto uno stava dentro quella cartella, dentro levels, no? Quindi tu per scoprirli devi solo cercare, cioè, sì. E quindi anche da quel punto di vista lì sta a te indagare, andare in giro, quello che puoi fare, quello che non puoi fare, però sapendo che proprio è un sistema Linux che c'ha il 90%, che potrebbe avere più o meno tutti i programmi che c'hai tu, ce ne stanno tanti, non è un Apple oppure un Sun OS, cioè, se parti sapendo che
Però potresti fare un AME, che roba è? Ti fai un AME. Che ti sistema serve, è? Ti serve un GDB? Se non lo trovi è del percorso. Oh, questo ci aiuta, ci fa stare a caso. Che GDB o un find GDB per cercarlo, esattamente come faresti di Ginozoro sta. Cioè, cioè l'ingegno, ti devi ingegnare per dire, far vedere c'è. Con sto comando, per qualche miseria, con sto comando ci sarei riuscito. Far vedere se sta da qualche parte, perché magari ce l'ha non nel percorso dei comandi, ma l'ha lasciato, che ne so, messo dentro una cartella a te accessibile. Esatto. Ma anche il programma di prima, no? L'NL01, era un bravo, sì, è un programma che sta dentro la cartella Levels. Quindi non lo trovi però, quindi è quello che bisogna andare però, a sì, esatto, però se, tu, se io scrivo da qualsiasi parte level Levels 01 non me lo esegue, cioè me lo esegue soltanto se sono nella cartella Levels, sì. Perché non... perché il la... percorso preciso. Esatto, ma quello lì però lui ce l'ha suggerito che stavano lì dentro. Comunque, io tutti i comandi che ho lanciato che mi sono venuti in mente ce l'ho trovati quasi tutti. Mi pare uno non ce l'ho trovato, comunque ho cercato su internet, ho trovato alternative, ho scoperto che ci sono alternative pure più potenti. E comunque, chi ha fatto sto programma, chi ha fatto sto server proprio, è tutt'altro che uno stupido, una testa assurda, che risponde costantemente a, sul canale... Ecco, Prinode non mi ci fa entrare adesso. Non mi ricordo su che se, dove, no, forse qua era. Aspetta. Ho una domanda, no, è di una ci sta un canale su IRC dove ci sta lui che si chiama Bla, BLA, e oh, io gli ho chiesto se era un bot o meno, perché cioè, gli scrivevo a qualsiasi ora del giorno o della notte, 3 secondi dopo, ma cioè, tempo a premi invio e già mi ha risposto. E è incredibile, cioè, si trova su IRC. Su 10, se è il cambio. È una, esatto, un'associazione. È diventato un genere o c'è solo questo? Ci sono già le copie, di, ci sono già cloni simili? Non lo so, io conosco questo. A posto, grazie. Cioè, a sto livello solo questo, perché questo è fatto veramente bene. Perché comunque cioè, va costruito sempre nei limiti anche della sicurezza della macchina stessa, non è che è proprio banale. Sì, perché c'è chi viene cioè, a giocare qua, lui ne sa 10 volte di più del livello 30, cioè il livello 30, lui ne sa molto di più di quello del livello 30, che noi cioè, ci siamo... Lui cioè, è il maestro. Esatto, quindi... Se come a fare a casa un anno. Lui ti fa giocare con, esatto, con una cosa in cui dici no. Alla fine apri la porta, pum. Quindi praticamente andiamo a disassemblare questo codice binario. Quindi come facciamo? Facciamo un GDB e poi io gli do tutto il percorso. In questo caso adesso sembra cartella Levels, comunque Levels. L'SSH, no? È solo da me verso lui. Sì, perché da lui verso lui entra. Dovremmo installare noi un server SSH e dargli accesso a lui. Beh, no, secondo me che c'è una vulnerabilità nell'SSH perché in modo che abbiamo creato un canale, anche adesso... lui può venire di qua. Lui considera che sa tanto più di lui. A questo punto penso che lui sia dappertutto. A questo punto penso sia pure milionario, c'è una vulnerabilità del genere. Comunque, vediamo che succede se io faccio GDB. Questo eseguibile qua, ah, ovviamente GDB lo possiamo lanciare su qualsiasi cosa, pure su LS che è un programma, possiamo lanciarlo pure là. Comunque. Nulla ti vieta di caricarci un file eseguibile con le librerie statiche in modo che diventa un eseguibile portatile e poi eseguirlo con quello che vuoi tu, cioè tu ti puoi ingegnare, nel senso, il bello di questo gioco è che ti stimola a ingegnarti. Cioè, tu potresti anche compilarti un debugger o qualcosa che ti è utile per fare sta roba qui. Tutto quello che puoi fare, cioè tu sai, a disposizione una macchina Linux con tutte le possibilità che quella ti offre. Se non c'è un programma, puoi provare a installare, però non con APT che è troppo perché non c'è permessi per farlo. Però nulla ti vieta di portarti dentro l'eseguibile che ti serve. Perché tu. Quindi lo scopo, tipo, se tu vuoi con SCP butti dentro un file che è eseguibile e ci segui quello che vale, per dire. E già dal livello 2 vedremo come si compila in maniera statica, perché vedremo che ci servirà pure poi dopo per capire certe cose.
Allora, noi level 01 non lo possiamo compilare perché non già abbiamo il sorgente. Se c'eravamo il sorgente vedevamo direttamente con quale numero andava a fare il match. Già abbiamo soltanto l'eseguibile. L'eseguibile adesso vedremo che è stato compilato dinamicamente. Le librerie sono collegate in maniera dinamica, sono linkate dinamicamente a questo eseguibile. Adesso vedremo perché. Innanzitutto facciamo GDB level 01. Stavolta cioè, si è avviato GDB. GDB ci permette di fare una marea di cose, tra cui possiamo fare run ed eseguirlo e parte il programma e noi gli diciamo che dice inserisci tre cifre 1, 2, 3 e stavolta però ci dice pure il valore di ritorno del programma rispetto a quando lo eseguiamo normalmente, cioè c'era qualche informazione in più. Oppure possiamo disassemblarlo. Che vuol dire inferno? Sono curioso, che vuol dire? Perché non c'è un exit normale? Inferno 1, Project, Exit, Normally. Perché? Cioè ci dava l'informazione in più questa stringa qui? Allora, di solito quando si programma, che te devi uscire dal programma, fai una return. Io faccio in C faccio exit 0, exit 1. Exit 0, quello 0, quello 0, però c'è un significato perché tu puoi fare pure exit 1, exit meno esatto. 1, exit 23. Esatto. Praticamente che significa? Quello lì è l'unico valore che tornerà al sistema operativo, cioè dal momento che io eseguo il programma, il sistema operativo lo lancia. Quando il programma viene terminato, però, non solo viene terminato, ma prima di terminare manda un numerino al sistema operativo, finito, e poi si termina. Di solito a sto numerino ci stanno delle convenzioni che serve praticamente per dire al sistema operativo oh, c'ho avuto un problema, mi so fermato perché ci sta un problema, mi so fermato e è andato tutto a posto, non ti preoccupare, no? Ok, di solito quando si fa exit 0, che sarebbe return 0 praticamente, vuol dire che praticamente il programma si ferma, ha finito la sua operazione, ritorna a 0, quindi vuol dire che ritorna a 0, il sistema operativo per convenzione sa che quando torna a 0 è andato tutto liscio come l'olio. Ci sono errori, 0 errori. Ma questo in un linguaggio particolare o questo è una convenzione del C? In tutti i linguaggi. Questo tutti gli eseguibili tornano un valore, è come fossero una funzione. Tutti gli eseguibili ritornano un valore quando escono, tutti i programmi quando vengono fermati ritornano un valore. Zero nel senso del... Una specie di comunicazione al sistema operativo, com'è andata la faccenda? Il sistema operativo però si preoccupa, no? Su C glielo devi scrivere proprio, è sì. Zero. Sì, perché se io scrivo tipo... O return. Se io scrivo un controllo tipo, se è successo questo, allora exit fa return meno 1, significa tu fermati, e al sistema operativo digli meno 1. Se io voglio capire perché il diavolo si è fermato il programma mio, io vado a fare il debug, dico, per vedere dal sistema, che numero mi è ritornato quando questo si blocca, cioè questo si blocca, quando si blocca che succede? Quello mi dice, boh, meno 1, e io dico, aspetta, ma io meno 1 l'avevo messo nel caso si bloccava qua, e quindi so subito dove andare a lavorare. Comunque, questo qua è un surplus. Beh, praticamente noi abbiamo inserito 1, 2, 3, dice exit normally, è uscito normalmente. Che cosa altro possiamo fare? Potrebbe essere che 1, 2, 3 è la password, quindi è uscito con 0 e finito. No, se no continuava il programma e si scriverà ai video. Ok. Allora. Disassemble. Disassemble main. Io faccio disassemble main. Praticamente main, in tutti i programmi c'è sempre un main, che sarebbe il corpo principale del programma. Quindi se io gli dico disassemble main, lui mi inizia a scrivere push bla 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 call bla 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 call compare jump call. Cioè praticamente quelle cose che noi vedevamo prima, tutte 7, 5, eccetera, eccetera, lei inizia ce le sta traducendo come istruzioni macchina. Push, che significa push? Push. Per il momento, dal secondo livello in poi, andremo a lavorare molto con le push e le pop. Però attualmente le saltiamo un attimo. Comunque sia serve per mettere qualcosa sulla memoria RAM e pop qualcosa per prendere dalla memoria RAM. Nient'altro. Però iniziamo a vedere. Praticamente fa una call a questo indirizzo di memoria. Noi dovremmo andare a vedere dentro quell'indirizzo di memoria che cosa c'è. Però lui già ci dà un suggerimento perché GDB ci fa anche questo. Dice guarda,
Questo qua è l'indirizzo di memoria dove, sta, dove ci sta put s, che praticamente è una funzione standard del, delle glib, cioè delle librerie con cui vengono scritti, compilati i programmi, che serve put s, significa put string, cioè metti una stringa. Stampa una stringa. Esatto, metti sullo schermo una stringa, esatto, bravissimo, stampa una stringa. Poi ci sta, a un certo punto un'altra chiamata, un'altra istruzione di un altro indirizzo di memoria, ci dice guarda questo è l'indirizzo di memoria dove sta salvata fscanf. Scanf serve per prendere in input qualcosa dalla tastiera, quindi io già inizio a capire. Qua mi stamperà enter the 3 digit passcode to enter, fscanf, qua mi inizierà a chiedere inserisci uno, cioè va a leggere il numero che gli metto. Poi fa CMP, CMP io so che cos'è perché c'avevo già programmato in assembly, è compare, se no va a vedere un attimo su internet e vede che in effetti CMP significa compare. Vedi, se dice, lo stesso valore uguale, allora compare 0x10f, da notare che 0x, voi lo vedrete spesso 0x, 0x significa tutto quello che viene dopo l'ho scritto in esadecimale, ok? Quindi anziché scrivertelo in decimale, anziché scrivertelo in binario, te l'ho scritto in esadecimale. Quindi se tu vedi... Il valore è quello lì. Esatto, se io vedo qua 0x80480F, 0x significa tutto quello che viene dopo è scritto in esadecimale. E qua praticamente io vedo 0x10F. Ah, una cosa non vi ho detto. Questo tipo di scrittura, col percento, il dollaro, è diverso da quello che vi ho fatto vedere prima. Perché questo qua è l'assembly che viene utilizzato su Unix. Io questo tipo di assembly ho più difficoltà a leggerlo semplicemente perché l'ho sempre lavorato con quello, o quello 0.10 dai tempi, ma che era tutt'altra cosa, ma, o principalmente con quello della Intel. Quindi io su GDB... La cosa di prima, mi sa che il retum che abbiamo detto in realtà è per convenzione, uno è quando viene eseguito correttamente, zero quando viene eseguito quando c'è un errore. Per distinguere un sacco di errori, tutto quello che è diverso da zero è un errore sui codici di ritorno. Sì. Io sapevo così. Io sempre usato return 0. Return 0 vuol dire andato bene, poi c'è l'errore, cioè l'errore 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, si coloca. Sì, comprendo. No, per noi è arabo. Sì, sì, ho capito. Però per noi è arabo proprio. Uno quando è uscito, quando è errore, poi eventualmente si può cercare i codici per fare errori. Allora, quello è tipo quando si può sommergere. Lì c'era scritto, è inferiore a 1, quindi è uscito normalmente. Quindi mi si aspettava un valore superiore a 1, da 1 in poi. E fosse uscita. Comunque, io pure sarei stato ritardo a 0. Ci sono tutti per le comandi che ego dollaro punto interrogativo, facciamolo, se vuoi fai eseguire, poi fai ego, dopo che l'hai eseguito fai ego dollaro punto interrogativo, ti dai il valore di ritorno. Ma dai, oh, ma scusa, allora mi vengo so a capire io, no? Ah, la shell, allora facciamo appena ritorno sulla shell. Allora tu mi direi, ho fatto diritto io, scherzo, ha detto una cosa per far sapere che una volta l'ho fatto, meglio, non imparare qualcosa. Comunque, tornando a noi, comunque, allora, l'informazione per tutti, i codici di ritorno dei programmi si possono vedere anche sulla scena, fai eco, bla bla bla. E adesso lo vediamo, appena esco dal GDP lo vediamo. Adesso sì, dicevo, sì, dicevo questo linguaggio qua è il linguaggio assembly che usa lo Unix. Esiste un comando in GDB per dirgli oh, non utilizza la codifica Unix, diciamo utilizza quella della Intel. Adesso non è importante che ve lo segnate, però io adesso lo utilizzerò, che praticamente è set assembly. Quale effetto è giusto? 0 se è giusto e 1 se è errore. Cioè tutto quello che perché sono gli errori zero sono, perché gli errori sono tantissimi, sì, no? Sì. E se dire il caso no, no, è gli zeri. Vabbè. Allora, esiste, vabbè, c'è il comando show che praticamente ti dà l'opzione e lui ti fa disassembly. Una Y ci mancherà. Assembly. Sì, giusto. Sì. Ok,
Questo qui show ci fa semplicemente vedere quale codifica stiamo usando adesso di assembly, che è ATT, sarebbe AT&T, cioè quella della AT&T, quindi di Unix. Io posso anche cambiarla utilizzando anziché su set assembly e dai disassembly flower Intel stavolta. E adesso vado a vedere con show quale sto utilizzando, mi dice sto utilizzando quello della Intel. Quindi se io adesso gli dico di nuovo disassembly main, stavolta cioè alla fine cambia poco se ci fate caso, però semplicemente è come vi dicevo prima, cioè il valore di 0x10f sta dopo, perché abbiamo detto sorgente destinazione, cioè quello più esterno è la sorgente, quello più interno è la destinazione, e poi le istruzioni sono le, cioè se io così lo capisco meglio. Comunque c'è sempre la push call compare. Dicevo, io leggendo soltanto da qui non posso minimamente sapere quando inserisco 1, 2, 3 su dove finisce, perché dovrei andare a leggere su questa riga di memoria, una volta preso in input il valore, su quale registro lo va a mettere prima di ritornare all'istruzione successiva. E io questo posso farlo andando a fare disassembly, adesso vediamo che si può fare, ma non lo faremo, disassembly 0x, gli diamo questo indirizzo qua, 804809F. Quindi un attimo, per me, si può fare disassemble di qualsiasi cosa che sta a destra di una push o di una call? Allora, la call praticamente significa chiama un'altra parte di programma che sta da un'altra parte. E quindi lì io posso fare un disassemble e ci metto quel valore lì, si può fare. Esatto. Poi la call è una funzione? La qual è un'istruzione del registro, cioè, del processore? Sul programma sarebbe una funzione? Sì, una specie di funzione. Routine, una routine. È come move. Esatto. È come move. Praticamente sul processore, ogni processore ha un suo set di istruzioni, sì, questo sì. Poi prima non l'ho detto, in effetti l'avrei dovuto dire. Importante. Esatto. Praticamente ogni processore ha un set di istruzioni, ci stanno processori, ci sono due macro categorie, diciamo, che ci sono i processori RISC e i processori CISC. I processori RISC hanno un set di istruzioni molto ristretto, ne possono fare veramente poche. Però sono velocissimi. Sono velocissimi, esatto, perché quelle poche istruzioni in realtà non stanno scritte dentro una memoria, ma sono tutti collegamenti fatti con le porte logiche. Quindi praticamente quelli fisici. Vanno... Esatto, porte logiche proprio... CMOS, TTL, insomma, porte logiche, e quindi ne possono fare poche perché ogni istruzione in realtà è un porte logiche. Scusa, mi sembra che il primo processore della PS2 i primi erano tutti della PS1 era un MIPS ed è RISC, sì, lui ci ha lavorato. Per quello che era un missile 32 MHz. E poi ci stanno invece quelli CISC, quelli CISC che hanno invece tantissimissime istruzioni, che però ogni istruzione in realtà dentro il processore non sono porte logiche collegate fra loro, ma in realtà ogni istruzione è una routine, come ha detto lui prima, cioè un procedimento da fare, sta salvato dentro un'altra memoria dentro il processore, che stavolta però è una memoria EEPROM, penso, dove ci vengono salvate le istruzioni e rimangono là. Però alla fine ci potete e sono più lente perché praticamente ci sta l'accesso alla memoria, cioè io per lanciare quell'istruzione in realtà devo accedere alla memoria EEPROM, vedere quello che devo fare, farlo e poi capito, lettura, esatto. Invece se porte logiche significa metto tensione Tron, esatto, la velocità della luce, non di più, non esageriamo, fino alla velocità della luce, finché non spostano la velocità della luce sarà quella. I processori ARM sono tutti quelli che stanno dentro i cellulari e su Raspberry, sono tutti processori RISC, quindi con un set ristretto di istruzioni. Comunque, dicevo, i programmi eseguibili, quelli che stiamo disassemblando adesso, quando all'atto della compilazione, questa è una differenza tra Windows e Linux. Quando noi su Windows scriviamo un programma, il sorgente, bla 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 bla, a un certo punto diciamo ok, compiliamolo e poi lo vendiamo. E magari rubiamo pure il codice, vabbè. Comunque, compiliamolo. Che succede? All'atto della compilazione, noi non è che durante il sorgente noi abbiamo utilizzato delle funzioni
Tipo quando io dicevo print ciao, io scrivo soltanto print ciao. Però quel print poi deve essere sostituito con una serie di cose che praticamente vanno a stampare sullo schermo, ok? Cioè io scrivo print ciao, ma quando il compilatore compila quel print dice ok, quel print sarebbe tutto sto papiro qua, ci inzacco all'inizio ciao, macchina. Esatto, lo piglio e te lo metto di qua, però te lo faccio col ciao stavolta, perché tu mi hai detto di scriverci ciao. Quindi quando noi scriviamo print, quando scriviamo queste cose, in realtà pure lì facciamo delle call, cioè chiamiamo altri pezzi di codice, ok? Cioè fammi capire una cosa, quando noi facciamo tipo print, poi compiliamo, il compilatore trasforma quel print in una serie di istruzioni base, quelle lì che... Sì, che sì. Non direttamente così, però sì. Compatibile al processore. Esatto. Non direttamente così, perché? Perché praticamente... sì, perché praticamente sto papiro di roba, dove la prende? Nel caso di Linux le prende dalle glib. Glib, le librerie... sempre della GNU, quindi fatte sempre a Stallman, infatti si scarica, volendo vedere i sorgenti si vanno a scaricare su il sito della Stallman. Vedi quando roba fatto? Ma quando comunque andiamo a basso livello è tutto Stallman. Beh, non ha fatto solo Stallman, c'è cioè GDB da FreeBSD che non ha fatto solo. ci stanno queste librerie. Quindi tu c'hai programma compilato, diciamo. Iniziamo più a sto coso, va così. Programma compilato che praticamente diventano istruzioni per le librerie? Non ho capito bene. No, significa che su Linux c'è certe librerie, quindi la print prende delle librerie di Linux, mentre su Windows forse prende altre librerie. Quindi il linguaggio macchina saranno diversi, quello compilato su Windows e quello compilato. Questo sì, sì. Perché sì. Ovviamente ognuno utilizza un set di librerie sue. Certo, certo. Gianluca. Aspetta, lo so quello qua. Allora, dicevo, noi abbiamo il linguaggio sorgente, no? Dove scriviamo. Che poi tra parentesi include che include le librerie, perché dopo quando uso print qua sopra ci sta scritto quello che deve andare a print, no? Comunque il compilatore mi trasforma da questo, dal linguaggio testuale, un file di testo, in un programma che praticamente soltanto 0 e 1, no? Però aspetta un attimo, c'era, no? questi 0 e 1 però è quello che abbiamo visto adesso, perché esatto. In realtà questi 0 e 1 comunque sono riconducibili alle istruzioni del processore, okay, esatto. Okay. Quindi noi abbiamo il compilatore che ce lo traduce in linguaggio macchina. Il linguaggio macchina, che noi lo scriviamo così, si potrebbe leggere anche come move registro registro, jump questo indirizzo, call quest'altra cosa, compare bla bla bla, ok? Print, tu non lo capisci, lui te lo questa cosa qui era per capire dove si ferma, diciamo, l'univocità dell'istruzione rispetto al linguaggio macchina. Perché prima abbiamo detto che quando tu c'hai un sorgente, poi lo compili, diventa linguaggio macchina e non puoi tornare indietro. Però puoi tornare indietro fino alle istruzioni. Esatto, cioè non è che ci torni indietro, in realtà sono già scritte le esatto, istruzioni. Torni indietro nel senso è come bisogna interpretare il 0 e 1. Esatto, quello è univoca la cosa, cioè sì, non sì. È che okay, no, questo cioè, significa quello, proprio questo. Quello significa proprio quello, ok. Perfetto. Solo che così è come noi lo andiamo a leggere, capito? Sì, cioè sì. Traduciamo gli 0 e 1 nell'istruzione. È una traduzione letterale quella lì, perfetto, no? Okay, esatto. Perfetto. Però il compilatore che fa? Il compilatore ci compila questo. Però quando noi gli diciamo printf e qua sopra gli diciamo include questo file, includi pure questo file, perché in quel file poi ci sta scritto come mi devi sostituire printf. Quindi lui che fa? Oltre a fare questo, va a prendere un altro file, che stavolta era il file che avevamo scritto qua, che è la libreria. Che è la libreria che è già scritta in codice bla bla bla. Codice è già compilato, cioè noi le glib ce le abbiamo già compilate quando installiamo una qualsiasi distribuzione con Linux. Se vogliamo vedere pure i sorgenti ce li dobbiamo andare a scaricare sul sito della FreeSoftware Foundation. Comunque, praticamente che cosa fa? Il compilatore prende questo e lo compila. Però lo compila fino a un certo punto, perché ci dovrà sostituire questa parte qua. Infatti non finisce qua, perché dopo il compilatore c'è il linker.
Cioè il compilatore genera questo qua che viene chiamato file oggetto. Scrivo piccolissimo, comunque c'è scritto file oggetto, cioè è un file oggetto, è binario ma da solo non è finito. Non è completo. Non è completo. E dopodiché arriva il linker, che è un altro programma che si avvia quando noi compiliamo qualcosa, che praticamente ci mette insieme questo, che ci sta scritto printf come deve essere fatta, la nostra printf, il codice della printf, insieme a questo, e ci genera fuori questo. Ok? Poi, in molti casi l'oggetto è un file.o, sì, esatto. In alcuni casi si può vedere, un file nome, nome sorgente .o invece del .c, allora, ci puoi scrivere di mare lì, quello è un .c, sì, questo è un .o, questi sono .o, quello là è un punto out storicamente, però da ignorante proprio del primo livello, perché il processo sarebbe reversibile? Perché il processo sarebbe irreversibile? Perché queste istruzioni potrebbero essere scritte. Perché magari quella specifica. Un anno indietro può avere diversi significati. Sì, esatto. Perché ci sono diverse di periodi e non fa la stessa cosa, insomma. Benissimo. Beh, anche fa anche dell'ottimizzazione delle istruzioni che tu scritto. Ah, è vero. C'è anche un altro passo, perché il compilatore poi fa anche delle ottimizzazioni, cioè quello che tu hai scritto in un modo particolare, il compilatore potrebbe in realtà tagliartelo e rielaborarlo con un algoritmo che è ancora più efficiente, a secondo di quanto chiedi al compilatore di ottimizzare il codice che hai scritto. Cioè l'ottimizzazione ad esempio potrebbe tagliare dei file ripetuti o in realtà includerceli per maggiore performance, dipende come... cioè, non solo, potrebbe che tu non ricostruisci mai. Non ricostruisci mai il processo e il compilatore. Tu non ricostruisci mai il nome delle variabili. Il nome delle variabili a un certo punto viene tradotto in nomi standard che per i compilatori sono più facili da utilizzare, tipo nome utente oppure codice cliente che tu scrivi nel codice sorgente per tua comprensione, a un certo punto viene completamente perso e codice cliente diventerà F1. E da quel momento in poi è difficile tornare indietro a capire che vuol dire F1. Io magari ti posso far vedere un sorgente C con tutti i nomi delle variabili, tutti castrati, oppure ottimizzati, e io non capisco, neanche io capisco quello che ho fatto quando ho scritto il programma. Codice cliente, compleanno, giorno del mese, quello che io scrivo qui, sì, a un certo punto va perso. Ma si spegne. Sì, spegni i codici. Si fiotta il gatto? E poi niente, il compilatore quello lì, può la fine si chiama. No, il problema è spento. Senti, Gianluca, c'è anche qualche problema grafico che fa questa roba con questo stile, non pare averlo visto? Cazzo, le mani. Comunque, comunque le SSH non lo so. Non chiedere alle persone sbagliate. Ma tanto sempre che ti ritorna poi il codice questo qua. Sì. Con la come interfaccia grafica. Non lo so. Forse esiste, poi c'è il GDB che fa un miliardo di cose, non so manco quando vale la pena installare. Pensavo che sono fatti solo GDB, quasi sempre... C'è qualcosa su Wundu mi pare, non mi ricordo. Wundu? Che debuggerò? Mazza. Su Wundu? Infatti. Vabbè, no, su Wundu sto pure il GDB se lo digiti, cioè... Cioè il GDB, vabbè. Dicevo che cambia su Linux e su Windows, ci sta una cosa molto interessante che cambia. Su Linux, quando noi compiliamo un file, le librerie, ovvero queste parti qua, vengono, si dice, linkate dinamicamente. Che vuol dire linkate dinamicamente? Che sul file che uscirà fuori, quello compilato, quando noi dovremo utilizzare il codice che c'è scritto qua dentro, non è che lo prende e lo riscrive qua dentro, ok? Ma semplicemente qua ci dice vallo a prendere a questo indirizzo di memoria, perché ci sta un indirizzo di memoria dove ci vengono caricate le librerie, no? Quando servono vengono caricate e stanno là. Quindi praticamente le librerie vengono caricate in memoria. Se noi abbiamo altri programmi nella memoria RAM che utilizzano pure questi, la printf, pure questi fanno riferimento qua, ok?
ok? Quindi praticamente questa qua non viene dal linker, non viene inclusa proprio copiato bit per bit qua dentro, ma ci viene messo soltanto un riferimento a dove sta quel codice sulla memoria RAM. Questo qui significa linkarle dinamicamente. Questa cosa è interessante perché? Perché praticamente se viene trovato un bug sulla printf, cioè un bug proprio su una delle funzioni della glib, cioè basta andare a fixare il bug su quella libreria che automaticamente tutti i programmi che utilizzano quella libreria hanno il bug fissato, ok? Non solo, c'è anche un risparmio di memoria RAM incredibile, perché tu pensa se noi abbiamo 50 processi avviati, di solito ce ne sono più di 50, quindi questi processi utilizzano, cioè alla fine parecchie librerie sono sempre quelle. C'è un risparmio di memoria RAM a spese di un piccolo prezzo nella velocità. Perché magari in teoria dico piccolissimissimo, perché tanto cioè qua ci accedi facendo un access, la memoria RAM, random access memory, cioè qua ci accedi, ma puoi accedere anche qua allo stesso tempo. Sì. Cioè non è che devi spostare la testina per arrivare qua giù, quindi alla fine. No. E si risparmia tanta memoria. Perché cazzo, allora carico in memoria RAM una volta solo quella libreria. Ok? Windows invece, siccome Silicon Valley ha dato tutti i geni. Le compilazioni sono tutte statiche, cioè che significa statiche? Che quando io compilo il linker, questo qua me lo copia, cioè le librerie me le copia pari pari qua. Quindi, un altro vantaggio che ho su Linux è che l'eseguibile è così. L'eseguibile invece. Se essere eseguito, questo si porta dietro, tipo se pigli KDE un po' come le librerie. Ma che questo però con il porting su Qt 5 sarà risolto per me i puntini su Rio, capito? No, ma questo vale anche per il mio, cioè, però specialmente per scappare specialmente prova a installare il programma hai saputo che KDE è il desktop quelli più pesanti in assoluto nel mondo. No, ho proprio confermato statisticamente matematicamente anzi. A parte la pulizia, a parte il desktop e il barman in Java. Ma per curiosità, su Mac, no? È fatto tutto staticamente o dinamicamente? No, Mac è ancora più simpatica la cosa, e se volete studiare come funziona il Mac, basta che c'è un port dell'ambiente di programmazione Mac anche sotto Linux, che si chiama NewStep. Perché il Mac usa un ambiente, un framework nella programmazione dei propri programmi. E Steve Jobs aveva creato un framework che si chiamava NextStep. Era praticamente un ambiente in cui ti dava un framework di programmazione e una della serie di librerie già pronte, sia per programmare che per eseguire il programma. Il programma che tu compili nel Mac non è come questa procedura che ti ha illustrato Gianluca, cioè in parte è simile perché la compilazione viene sempre allo stesso modo, cioè quindi col C eccetera, però ogni programma del genere al momento quando tu lo crei in Windows un programma normalmente è un exe che poi è un autoinstallante e mette e piazza una serie di programmi in giro per il system. Il Mac invece crea l'eseguibile che tu vedi quando tu prendi un eseguibile e lo metti sul Mac. Tu non so se hai visto mai, spesso installa un programma di Mac e prende un programma e copiarlo dentro. Infatti. Perché? Perché quel programma in realtà è un come se fosse. Tutte le librerie. È come se fosse un equivalente di un file doc di come posso dire? Di OpenOffice. Un ini. Cioè è un archivio in realtà. Anzi no, in quel caso è proprio una cartella, nemmeno, non è nemmeno un file zippato. Se tu ci vai da console. Quel file che tu vedi e lo trascini dentro, in realtà è una cartella che dentro contiene un eseguibile, una serie di cose che gli serve e tutte le altre informazioni come librerie condivise le prende già da percorsi prestabiliti all'interno del file system del sistema operativo. Quindi in realtà il modo con cui viene generato l'eseguibile è quando tu compili, quando tu compili crea in realtà non un punto .exe o un punto .out come ha fatto per lui, crea in realtà un pacchetto che il file system Mac lo vede già come se fosse un file, in realtà è una cartella con dentro, è un bundle di file, con dentro l'applicazione che verrà eseguita,
e, che ne so, se ci sta cose grafiche, anche elementi grafici messi lì dentro, tutta una serie di informazioni messe in una cartella. Quindi, però senza librerie. Le librerie ce le mette se serve, se no te le prende quelle che del sistema, le prende dal framework stesso. Okay. E, perché facendo questa cosa qui, cioè quando tu appunto installi, spesso è appunto prendo un file e metto dentro, mi dava l'idea che fosse un sistema diciamo statico. Non è per forza pesante, è il modo con cui viene creato proprio l'eseguibile, che in realtà è un bundle. È una cartella con dentro alcuni file, non solo le. E tiene tutte lì, invece Windows li sparpaglia un po' esatto, tutto il sistema. Ma anche Linux sparpaglia tutto il sistema. Linux già ti prendi l'archivio e poi ti rimette in dove vanno. Ti rimette dove vanno. Normalmente dove vanno? Cioè ottimizza ancora di più Linux, perché effettivamente ti divide, cioè ti permette di far condividere una libreria, un programma potrebbe installare anche delle librerie utili a altri programmi, capito? Allora Linux le librerie te le mette dentro a var lib oppure a lib qualcosa, quindi è ancora più ottimizzato Linux. Però il Mac è già un buon compromesso tra il sistema statico monolitico di Windows e il sistema ultramodulare invece di distribuito di Linux, con questo meccanismo a bundle. Se siete curiosi basta che studiate un minimo di Object C e installate GNUstep. GNUstep anzi nemmeno c'è bisogno di studiare niente, prendete, installate GNUstep, che è un ambiente di programmazione con librerie di questo framework, ve scaricate un sorgente di un programma fatto per GNUstep, lo compilate e vedrete che quello che ottenete è proprio effettivamente questa cavolo di cartella, che sotto Linux l'avete come cartella, ma se stavi su un ambiente Mac l'avresti vista come il classico file che tu mettevi dentro, dove lo copiavi funzionava. E anche sotto Linux dove lo metti funziona, quello lo esegui. Come ha fatto PCBSD che ha fatto i BBI, bravi. Non lo so BBI come ha fatto. Dovrebbe essere una cosa molto simile. Comunque se volete vedere come ha fatto il Next Step, il New Step, basta che andate su internet e lo vedete. È bruttissimo il porting quello per Linux, però diciamo, la logica è la stessa, è simpatica perché per uno che gli piace quel linguaggio e vuole comunque programmare anche in quel modo, può utilizzare questo framework qui. Se poi è interessante. Invece a differenza appunto come diceva Samuele, la parte nel blocco monolitico di Windows è che Windows tutte le librerie te le copia bit per bit dentro l'eseguibile, quindi c'è eseguibili più grossi e soprattutto ogni eseguibile, voi installate un programma su Windows e ci stanno tutte queste DLL sono le librerie, praticamente sono i pezzi, i blocchi che si porta dietro dove c'è scritto quello che deve fare. Quindi se io scrivo un programma, lo compilo, c'ha le sue librerie per Windows, poi un altro scrive un programma con le stesse librerie, lo compila, c'ha un'altra volta le librerie portate sulla cartella di questo altro programma. Insomma, noi abbiamo tante DLL che sono tutte le stesse, capito? Soltanto che magari una è la versione della libreria 2.0, quell'altra invece è stata compilata un anno dopo e quindi c'ha di nuovo la libreria, però c'è la versione della libreria 2.0.5. E invece era meglio che c'era una libreria sola, e era la 2.0.5 che si aggiornava per cavoli suoi, i programmi la utilizzavano, no? Dopodiché magari si scopre che ci sta un bug sulla versione 2.0.3 in giù, e come fai per fixarlo? Cioè dovresti andare a cercare tutti i programmi che usano quella libreria, dove se la sono salvati, che versione è nel caso fixarla, però dopo... Devi stare attento perché non ci può stare retrocompatibilità, perché tanto su Windows che gliene frega quando fanno una versione nuova della libreria se ci sta retrocompatibilità o meno, tanto quelli che erano compilati prima con quelle prima funzionavano, quelli che li combineranno mo li combinano con questa e via. Invece qua ci sta tutto su Linux col fatto che stanno tutte quante su lib, su user lib, sulle varie user share lib, tutte condivise, ci sono tutte cose fatte bene, precise e appunto vengono condivise così. Quindi questo qui è perché ho detto questo, perché era per tornare da questa parte, perché praticamente noi su Linux, cioè mo abbiamo disassemblato e troviamo call questo, call quest'altro, ok?
Cioè stay call significa che questo qui fa una push, dopodiché chiama una lì, ci sta proprio la printf, no? Cioè scrivi sullo schermo la print, e allora che fa? Print, però la chiama facendo chiamando l'indirizzo di memoria dove è salvata la printf, che in questo caso sta a 0804. Se noi troveremo altri puts lungo il programma, non ci sanno che il programma è corto, punteranno tutte quante lo stesso indirizzo ogni volta che viene chiamata quella libreria, quella esatta funzione di quella libreria. Stessa cosa con fscanf, per questo io, se voglio vedere che cosa c'è a questa riga, a questo indirizzo di memoria, devo fare disassemblami quello che c'è a quell'indirizzo di memoria. E lui sa quando si deve fermare, perché ci stanno determinate cose alla fine della funzione. Comunque, per quello che ci serve a noi per passare il primo livello, dicevamo, abbiamo disassemblato sto codice binario, abbiamo visto che ci sta una compare, che compara questa compara 0x10f, che significa 0x tutto quello che viene dopo lo scritto in esadecimale, 10f quindi è un valore però scritto in esadecimale, con il contenuto del registro EAX, quel registro che abbiamo visto prima, no? Extended AX era il primo lì dentro. Quindi io posso iniziare a intuire che dentro EAX, in questo momento, cioè quando il programma passa a questa istruzione qua, dentro EAX ci sarà finito quello che abbiamo digitato noi. Cazzo, ci sarà converbo, un valore fisso che è sempre quello e con registro. Cazzo, sarà là. Sono 5 righe, sarà quello. Quindi a sto punto, cioè, lui confronta il valore del registro EAX con sto valore in esadecimale 10F. Però io quando inserisco i numeri, lui non mi dice inserisci 3 digit in esadecimale, me li chiede in decimale. E io so anche che GDB, l'exit editor, cioè ogni volta che lavoriamo con i file binari, noi li leggiamo di 4 bit in 4 bit, cioè li leggiamo in esadecimale. Quindi è normale che qua il disassembly mi dice te lo controllo con questo valore esadecimale, non me lo dice te lo controllo con questo valore decimale perché voi avete 10 dita. Dice lo controllo, il valore esadecimale è questo con cui lo controllo. Allora aspetta, andiamo un attimo, facciamo due conti e vediamo in esadecimale che valore è quello là, cioè convertiamo questo valore esadecimale in base 10, in decimale. Io proverei direttamente a mettere 0x10f. Proviamo. Questo è quello che funziona. Vabbè, non lo so. Allora, ci abbiamo 0x10f. Io dico che non funziona. No, potrei farlo lì dentro. No. Ah, potremmo fare anno, è vero, ho già pensato. Comunque, facciamo 0x, allora 0x10f, tanto per convertire questo valore, non è passato. Allora proviamo a metterci soltanto 10f. No, no, ormai, o così che, o niente, no, così no. Così 0x, io non l'avevo fatto così. Per ragionarci sopra, però sì, niente. Allora proviamo a convertirlo. Possiamo usare o un convertitore su internet oppure BC, penso che lo potrà fare. Oppure ASCII. BC, basta fare. ASCII. Ah, ma ASCII però ti converte un valore in avanti, dietro, nella codifica ASCII. A noi invece ci è un valore in base 16, lo dobbiamo convertire in un valore in base 10. Beh, no, che le tabelle ASCII te le dà ASCII. Il comando ASCII ti dà la tabella. Ti dà la tabella. Sì, faccio man ASCII. Qualcosa secondo me. Ma qua però mi dice. Ti dà anche l'EX là. Sì, mi dice in esadecimale, però mi dice che tipo la A maiuscola in esadecimale c'ha questo carattere. Infatti prima quando noi vedevamo che a destra, vi ricordate, sull'ex editor ci stava scritta tutta quella roba? Perché c'era scritto 41, quello dice guarda che io provo a codificare a dite che ci sta scritto in ASCII. Sappi che sarà difficile che ci becchi qualcosa, però se ci sta scritto qualcosa, prova 41. 20 cos'è che è leggero italiano? 20, aspetta, 20 in esadecimale? Sì. Space. Infatti sulle URL, se ci fate caso, quando scriviamo gli indirizzi ci sta tipo, sì, se ci sta una cartella o un file che c'ha lo spazio in mezzo, noi dobbiamo mettere per 120, tipo www.gianfilippo.it/pagina per 120 1, pagina 1, no, pagina spazio 1, pagina per 121.
Proviamo a convertirlo. Allora, allora questo qua, il primo F sarebbe 16 alla 0, quindi 1 sarebbe 15 più 0 più 16 per 16. Facciamo il PC. 16 per 16 più 15. No, 15 per 15. Ah, giusto, 16 per 16. Quindi 271 qua mi dice. Allora, proviamoci. 271. Congratulazione. Tu l'hai trovato. Adesso vai a leggere la password per l'utente level 2 in questo file. Guarda un po' che succede. Tu sei già al livello 4. Sì, 4 o 4? Oh. Tu? 5. Aspetta, mo, questa è ancora per entrare. Lo sfide così del peccato. Siamo ancora all'inizio. Sono ancora loro. Aspetta che mo ci divertiamo. Comunque, vorrei farvi notare, cioè il primo livello è stato palloso perché ci stava tante cose da dire. No, mi sono molto di là, grazie. I prossimi diventeranno più incalzanti. Vi dico un'ultima cosa che è una rottura di palle perché però bisogna dirla. Cioè, qua praticamente ci siamo trovati un dollaro, SH. SH è una shell, sta BIM, Bash, ZSH, SH, no? Quindi io praticamente adesso sto dentro SH. C'è un'altra shell praticamente, bisogna dire che shell è. Cioè pensate quando tu hai detto screen, no? Che tu sei su una shell, fai screen e entri dentro un'altra shell. Ecco, noi stavamo dentro una shell ed eravamo level 1 at IO, che ce l'ha IO, e adesso invece siamo SH-4.2. Prova a fare U. Se io faccio exit, adesso noi torniamo di qua. Prova a fare U per vedere. Vediamo un po' chi siamo. No, U è. Sì, giusto. Non lo segna. U è UMI. UMI. UAMI. 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 Ma io ci sto anch'io. No, pronto, questo non è detto, lo segna. Comunque, adesso. Chi c'è in connessione remota, per esempio, qualcosa, adesso non è detto che lo segna. Adesso praticamente noi siamo dentro, di nuovo con la shell, però stavolta siamo level 2. No, perché siamo level 2? C'è la cosa che non gioca mai del tutto, la differenza pure. Adesso noi dobbiamo capire una cosa. Cioè abbiamo... No, non fai exit. Aspetta, facciamo exit perché dobbiamo capire una cosa, cioè. Noi perché, come abbiamo fatto a aprire una nuova shell ed essere livello 2? Cioè, che cosa è successo? Stava tutto all'inizio con 7 UID, esatto, 7 ma... UID level 2, dai. Ok, però come perché ci ha droppato una shell? Cioè, andiamo a vedere un attimo. Quello è interessante. Allora, un secondo che devo faccio set di fastidi. Siamo allo gioco della professione. Sì, istruttivo sicuramente, ma dopo la parola rossa. Allora, noi dobbiamo capire un attimo una cosa. Questo qua è il codice, siamo ritornati di nuovo sul codice, quindi questo qui praticamente è il codice che viene eseguito quando noi lanciamo level questo programma che si chiama level 01 ad eseguibile, ok? Però abbiamo detto che level 01 quando lo eseguiamo in realtà viene eseguito da level 2, ok? Ci ricordiamo set UID, quando io lancio level 1 in realtà viene eseguito, io lo posso utilizzare, ma in realtà viene eseguito con l'utente level 2, quindi qualsiasi cosa succede a quel programma in realtà ne risponde level 2, ok? Cioè questo programma io lo posso lanciare, però se io lo lancio level 2 ha detto che è come se fosse lui a lanciarlo a posto mio con tutti i privilegi di level 2, tutti i privilegi di level 2 essi siano. Compreso quello di leggere dentro la cartella home level 2 che prima ci dava permission denied. Adesso però andiamo a vedere perché ci ha droppato, perché c'è ritornata questa shell SA. Questo qua call you in. Esatto, qua praticamente diceva compare EAX, cioè il valore di questo registro con 0x10F. Abbiamo scoperto che in realtà era 271. Allora, 0x10F. Dopodiché c'è un jump. Jump I. JE significa jump equal. Cioè, vai qua soltanto se l'istruzione di prima era uguale. Queste cose qua dici come le sai? Sta scritte tutte quante sull'assembly dell'x86. Quello è
è l'ABC, cioè uno dovrebbe fare queste cose, ma cioè non è che serve che uno si studia tutto l'assembly dell'X86 per iniziare, però man mano che vedi le istruzioni, cioè io faccio così, se mi cambia l'istruzione non ho mai visto, vado a cercare che significa. Beh, ma questo, ma... mi permetto di dire, questo è la stessa istruzione dello 080, quindi sì, queste qui proprio, queste base... quelle... De nonno, ci sono 7 istruzioni, sette istruzioni del... Ma tipo quanto ne so in totale? Non lo chiedere perché so tipo un paio di 200, ma non c'è così di più, per esempio, quindi questo te demoralizza. La cosa è l'informazione buona è che ci mangiava solo questo per demoralizzare. No, era per capire se era nell'ordine dei 10. No, 10 mai. Zotando c'era 80. Vabbè, cioè in senso le istruzioni sono quelle, però tutte le combinazioni sono 350. Immaginando il livello complessivo. Quando esce da un programma, perché hai fatto qualcosa di sbagliato, se sei un jump che ti fa uscire, quindi tu vai a cercare l'istruzione delle jump magari. Non vai a cercare altre istruzioni. Non è detto, perché se io faccio un bomber, posso semplicemente fare una call alla funzione exit. Io esco direttamente, cioè non è dove fare forza un jump. Però sì, ho fatto un bomber, di solito il bomber, cioè se io vado a pensare bomber come potrebbe essere scritto in C, sarebbe un if questo uguale quest'altro, fai qualcosa, se no fai quell'altro, ok? Quindi un jump mi dice lui ci sta, cioè ci sta un if e ci sta un jump. E infatti qua ci sta jump if equal you win. Che cavolo significa però you win? You win non mi so da una funzione che è compresa nelle glib, cioè put s, ok, lo so perché programmo in G, fscanf lo so perché programmo in G, exit lo so perché, cioè l'exit sicuramente sarà una di queste delle librerie fatte dalla Free Software Foundation, però you win scritta così non mi pare tanto una delle funzioni, una delle librerie scritte dalla Free Software Foundation. Quindi allora andiamo a vedere che cosa fa quella UWin. Andiamo a disassemblare. Posso fare disassemble UWin? Eccolo. No, posso scrivere disassemble e you win. No, guarda. Un po' più comodo, vedo. Guarda. Con le parentesi angolari, che ne so. Guarda, lo puoi fare, ma non adesso. Ti spiego perché. Cioè, in senso adesso non lo puoi perché fare. Perché è univoca la cosa che ho capito. Se vuoi fare questo o quello. Lui dovrebbe essere così intelligente da capire quello che. Non lo puoi fare perché è stato linkato dinamicamente, ovvero lui di questo qua conosce soltanto le istruzioni, è GDB che poi dice aggiunge a fianco. Allora, questo quello che vuoi fare non vale per i programmi linkati dinamicamente. Però infatti dopo vedremo dopo siccome c'erano i sorgenti di level 2, level 3, eccetera, eccetera, ci riprendiamo. Ci creiamo una cartella nostra, ci riprendiamo e ci iniziamo a lavorare e li combiniamo in maniera statica di modo che al volo possiamo vedere un sacco di cose in più. Buono. Allora, questo qua è UWin, cioè quando io ho azzeccato il numero è partito sto UWin, cioè è partita la chiamata a questo indirizzo di memoria e sono stati eseguiti queste istruzioni qua. Adesso io posso andare a vedere che cosa fa, praticamente sposta il valore 4 dentro EAX, sposta il valore 1 dentro EBX, sposta questo indirizzo di memoria dentro ECX, quindi utilizza ECX come un puntatore, cioè il contenuto di ECX in realtà è l'indirizzo di memoria RAM, inserisce 50 dentro EDX, quindi io mi potrei iniziare a disegnare i registri, ok? Dopo vedremo che per andare avanti, per fare le cose fatte bene, ci disegneremo i registri, ci scriveremo dentro tutti i valori. Nel caso uno punta la memoria RAM, disegneremo anche la memoria RAM. Cioè dopo diventa figa la cosa. Infatti è lì che dobbiamo arrivare. Perché mo leggi così questi sono pochi. Poi fa int 80. Che poi 80 io parlo sempre in esadecimale. Cioè 80 sarebbe 80 in esadecimale, 50 sarebbe 50 in esadecimale. Che 80 in esadecimale sono 8 per 16, 16 per 8 è 140 e qualcosa in decimale. Poi fa una XOR EAX con EAX, cioè sta roba sembra parecchio criptica, no? Però se uno ci va a pensare, sta roba ti aiuta pure a allenare la mente, perché un XOR, un registro con lo stesso registro, praticamente che fa?
di altri valori. A zero. Perché la XOR sarebbe quella che quando sono le quando 0 è 0, 0 è 1, 1 è 0 e 1 è 1, no? A più B, e poi già abbiamo tipo la XOR. Praticamente... prima per quelli che non si ricordano, prima la OR e poi la XOR. La OR sarebbe. La OR farebbe 0 e 0, 0. 1, 1, 1. Praticamente la OR sarebbe se uno dei due, se almeno 1 e 2 è 1, la mettiamo in 1. Esatto, se almeno questa una, è la OR che è fondamentale, una delle prime. Quella poi mi ha dato la XOR. Sarebbe, esatto, e sarebbe l'OR esclusivo. Cioè sarebbe l'OR però esclusivo, soltanto se uno dei due, allora è vero. Quindi 0 e 0 fa 0, 0 e 1 fa 1, 1 e 0 fa 1, 1 e 1 fa 0. Cioè soltanto se uno dei due è 1, allora quell'altro è 1. Scusa, queste cose qui com'è che si chiama? Tipo la tavola della verità? Cioè, queste sono le esatto. L'algebra booleana. L'algebra di Boole. Sì. Che viene usato per la codifica. Questo è come si muovono i bit del computer, ma siamo più peggio di questo non c'è, perché ci sono proprio i bit dove hanno i bit del computer. Alla fine c'è l'integratore, il 74.000 che ti fa sentire. Il livello più inferiore, c'ho gli elettroni che si muovono. Cioè, proprio guarda, noi altri facevamo questi circuiti qua logici, esatto. Infatti qualcosa mi ricordo di 20 anni fa, non li facevamo neanche a livello elettronico, li facevamo con le valvole pneumatiche, che però c'ha lo stesso principio, esatto. Arriva l'aria, si chiude, si apre, esatto. Però se faceva addirittura con le valvole pneumatiche, sì, perché cioè, oggi lo fai con i transistori, però i porti logici che ne sa, tipo le TTL, transistor logic, sono fatte con transistor, cioè se vai ancora più dentro le porti logiche sono tutti transistori, che prima erano tutte valvole, prima del 48. Valvole pneumatiche però, non la valvola termoionica. Ma una volta pensavo che i transistori interruttori a giro, cioè alla fine è sempre interruttori, cioè chiamano relay, chiamano elettromeccanico. Solo che interrompe un flusso dell'aria, un flusso liquido. Sì, è uguale. Quindi dicevo, no, se facciamo, là c'è scritto XOR e AX e AX, XOR e AX e AX. Cioè, scrivere e AX, io ho scritto e AX questo qui. Poi ho scritto EAX, questo qui, che sarebbe lo stesso, no? Se faccio la XOR mi dice soltanto se uno dei due è, se sono diversi mi fai 1, se no mi fai 0, no? Quindi dentro EAX mi ci metti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Beh, ci mancano le informazioni, XOR, EAX, EAX vuol dire che il risultato ritorna in EAX. Bravo. Se no, per noi che pare che ce lo ricordiamo è ovvio. Per quelli che non lo sanno... Perché prima avevo detto che praticamente quello a destra è la sorgente, mentre quello a sinistra è la destinazione. Quindi in questo caso il primo EAX non significa soltanto fammi lo XOR tra EAX e EAX, ma significa anche poi il risultato mettimelo dentro EAX. Cioè, praticamente con una semplice istruzione XOR a zero il registro, cioè dentro il registro ci mette tutti 0. Anziché fa move 0, questo qua che occupa più cicli di processore, il compilatore, come ha detto prima Samuele, ha ottimizzato. Cioè l'XOR è più veloce, occupa meno cicli al processore. Allora gli faccio fare l'XOR con lo stesso registro e faccio finire il risultato in quel registro, anziché metterci lo 0 tutti 0. Hai resettato a zero il registro. Cioè tutta questa roba che sembra criptica, in realtà è tutta roba intelligente, che con un minimo di ragionamento la prima volta dici ma che cazzo, però quando però le leggi ormai la logica, beh, non è facile, detto sinceramente presuppone un sacco di conoscenze, cioè di base. Sì, la logica ci si capisce, però ci fai ma che cazzo, poi dici e che cazzo. La logica è schiacciante, però dici perché usa questa logica, te vuole via da tua parte, te vuole via, e quello è un problema, capito? Poi qui forse in modo un po' sospetto mandano tutte le chiamate anche quando fa questo you win, stanno qualcosa a video, ma qui non vedo le chiamate con Puzzi, perché quindi già a me mi dà un po' di com'è sta storia? Ma lì sarebbe persi, sì. No, ma dove sta le Puzzi? No, perché ho capito, è vero, perché quando facevamo ci diceva complimenti, hai vinto, no? E dove sta la Puzzi qui? Ci dovrebbe stare una call, no, c'è una Puzzi occulta, perché alla fine sul video qualcosa compare, una call che chiama poi, no, ma perché non usa quell'altro metodo chiaro che c'era prima? Capito, è fatto apposta o... Perché questo qua è soltanto il codice di Uwin.
Cioè Uwin, se noi lo andiamo a vedere... No, prima questa nuova cosa video usava Ubuntu. Sì. Adesso viene stampato qualcosa a video lo stesso, sì, senza usare Ubuntu, usando un altro metodo. Allora, non lo so se usa un altro metodo, perché sicuramente, io... perché io non la vedo Ubuntu. Ma non vedo neanche nessuna call io, quindi anche se non usa Ubuntu, una call la devo usare. Cioè, non può essere che qua in mezzo su quattro righe ci sta il codice esatto, di, una stampa, di una funzione, sì, che stampa a schermo. Quindi sì, sta cosa la vedete. Vabbè. Dove sta la funzione che stampa a schermo? Ecco, cioè. Sicuramente ci sarà una funzione di GDB che ci farà vedere altre cose che adesso non ci sta facendo vedere, non lo so. Adesso ne esageriamo. No, ottima osservazione, già bene. Secondo osservatore, visto che ci stiamo, facciamo audio. Che cazzo vuol dire? Cavolo vuol dire CDQ? Ecco, CDQ di quell'istruzione che non ho mai sentito. Oppure se l'ho sentita, perché non si era solo quella stampa. Non voglio stampa Uwin. Ma tu sei la scoccia, non sei tu, non sei tu, ce l'hai qua sotto. È originale? Ah, Cd19x86 assembly. Però funziona quando l'ho inviato, funziona. Dopo CD mascara, CD color, setting a X, if. No, anche se ho provato la torta non funziona, io ho provato prima del pistolo. Non usiva piano. Andiamo avanti. Allora, vedi, adesso ad esempio ci è venuta fuori CDQ, no? Io non l'ho mai sentita, lui giustamente mi ha detto che vuol dire, visto che ci sta. Non lo so, andiamo a vedere su internet, tanto qui ci imparo le cose. Oh, converte una doppia parola in una parola quadrupa. Esatto, parola si intende... La, che ne so, ma no, no, c'è... Non è... Che cazzo? No, una parola è tipo un mezzo byte, così. No, no, una parola dipende dall'architettura del processore. Dipende dall'architettura del processore. Nell'X86, quindi a 32 bit, una parola è 16. Se il processore è a 32 bit, la parola o 16 a 32 bit. Se il processore tipo è 32 bit, la parola non è a 32 bit. No, so 32 bit. No, però non è detto. Ci sono alcune architetture che so tipo a 16 bit e la Word è a 8 bit. Mi ricordo perché praticamente il double sarebbe double Word, so 8 byte. Quindi è 32 bit una parola. Cioè praticamente anziché dire anziché di 4 byte o di 32 bit, dici una parola. Una word, non è 2 byte. Cioè non dici una parola, dici proprio una parola in senso una dici word, una, no? E poi tra virgolette, cioè parole, c'è proprio la parola che devi dire. Dici una parola. Una word, non è 2 byte? Dipende dall'architettura. Allora, okay. Allora aspetta, guarda, qua tanto è molto sicuro. Word, vediamo un po'. Scrivi... Stiamo qua dall'inizio e andiamo. Convert byte to word. Esci quindi da byte a word, da word a double word, da double word a quad word. Facciamo così, dai. Ok. Ah, sì, a parte che dovrebbe essere scritto, lo dovrebbe dire... Vabbè, comunque, ecco, aspetta. Io perché l'avevo letto mentre studiavo qua, mi pare. Vabbè, comunque io direi andiamo avanti perché sì, stanno facendo roba. Sì. Io roba voto da... per... Andiamo avanti. Dite. Allora. Dicevo, praticamente dentro Uwin adesso è scritto in maniera criptica. Comunque praticamente dentro Uwin che ci sta? Ci sta un'istruzione che dice esegui un altro programma. Cioè qual è sto programma? Dentro, guarda, andiamo a vedere, dentro bin, dentro la cartella bin ci sta un programma che si chiama sh. Ok? Anzi, scrivo un collegamento a un link. Che si ritorna a dash, dunque ls ml user si oggi sei la freccia sh, ok, quello lì. Allora questo bin, questo sh qua
praticamente che cosa succede se io eseguo SH? Vediamo via che ci pensa. Se io mo lancio il comando proprio SH. Allora, innanzitutto io adesso sto collegato come level 1, non siamo come level 2. Sì. Siamo level 1, se io faccio UMI, no? UIM. No, UMI. UAMI. Io sono level 1. Se io faccio SH, lo posso lanciare perché sì, comando. Sì, sono termine una shell con level 1, questo fa l'escalation go. Praticamente SH ci apre una nuova shell. Ok? Quindi dove possiamo lanciare di nuovo comandi. Però aspetta, vediamo adesso chi siamo. Level 1. Siamo ancora level 1. Troppo facile. Ok? Perché noi da level 1 abbiamo. PS3 se c'è. PS3. 3. PS. Vai, qui se c'è. Ah, dove fai subito? Che farebbe? Ti faceva vedere l'elenco di. Come se fosse il tree del DOS. Tutto l'albero. Lì vedevi che stavi in una shell, dentro una shell avevi seguito un'altra shell. Ah, capito. Scusate per raccogliermi. Allora, quindi io praticamente se faccio SH mi si apre una shell. Se io faccio exit, ritorno sulla shell di prima. È come quando facevamo screen. Ok? Quindi che succede? Se io dentro il programma level 01, proprio l'eseguibile, ci dico se tu arrivi alla funzione uwin, la funzione uwin che fa? Semplicemente lancia il comando sh, quindi praticamente il programma ci apre una shell. Però stavolta... Però visto che c'è lo suid level 2... Sì. Dato che c'è il bit suid, tu il programma lo stai seguendo con i privilegi di level 2. Capito? E quindi tu stai lanciando, cioè quel programma lo stai seguendo come se fosse, cioè quel programma lì già fa prima del codice. Quando level 2 danno il 127, cos'è? Quando togli il codice, siamo a livello 1. Siamo sì, a livello 1, c'è... però quando lo lanciamo viene eseguito con i diritti di level 2, cioè viene eseguito proprio, viene eseguito proprio dall'utente del level 2. Quindi se quel programma apre una shell, quella shell c'ha la proprietà di level 2. Capito? Se io lancio SH rimango level 1, però se lo faccio eseguire a level quel programma lì, la shell che mi rilascia è quella di level 2. Ok? Oh, vabbè, le nozioni di base abbiamo fatte tutte. Le nozioni di base abbiamo fatte tutte per il livello 1. Poi c'è la stringa di vendita. Quindi non è che ha droppato una shell, è proprio perché siamo entrati in una shell eseguita da level 2. Sì. Esatto, perché level 01 il programma, se io inserisco andare a 271. Altro non fa che lanciare una shell. Fa però dato che il programma sta eseguito come level 2, mi sta lanciando una shell come level 2. Quindi adesso. Sono level 2. PS3 non lo posso eseguire. Facciamo un po' PS3, vediamo se lo possiamo eseguire qui. No, da level 2? Vabbè, che ne so. Le vediamo tutte. No, le fa seguire perché probabilmente non vuole farte. Cioè, no, magari a livello 7 a quel punto lo potrai, capito? Quindi io praticamente prima dicevamo stiamo a vedere, vedi, mo faccio. Sono ritornato dentro la cartella home dove ci stanno le home di tutti gli utenti. Quando noi creiamo un utente abbiamo detto che viene creata anche la sua cartella, no? Noi prima abbiamo provato ad entrare dentro la cartella di level 2 e vedere che ci stava dentro e ci diceva permission denied. Mo se io faccio ls dentro, se io mo entro dentro level 2 ci posso entrare? Sì, level 2 c'è permission. Perché sono level 2, io sono level 2, la cartella di level 2. Quindi mo io vedo, vediamo un po' quello che ci sta dentro. Oh, ci sta un file che si chiama .pass. Nascosto. Che sarà? More.pass. Nascosto perché è punto invisibile. Questa è la password di livello 2. Quindi noi che facciamo? Ci disconnettiamo via SSH, ci ricolleghiamo al server via SSH, però stavolta anziché dirgli meno L level 1, cioè anziché collegarsi come l'utente level 1, gli diciamo meno L level 2. Ma che scopo? Se io già qui sono un level 2 server, sì, in effetti puoi andare avanti così. Quando io sto ma cosa ti fai? Entrare qui così, entrare con l'ultimo file, tu devi riuscire a farti droppare una shell e poi andare a leggere quei file, finito. Che c'è dentro quell'altro file? No, lì c'è tax, magari lì c'è qualche altro interessante. Ah, dentro tax, praticamente. Fai un cat, fai un more tax, qualcosa
Cos'è more e cat? Cioè, cosa vai a vedere con more e con cat? Prendi uno del file di testo. A scritto. Cat ti spara esattamente quello che c'è un file, è un po' come il type del DOS. Cioè, apri il file e sparamolo sul testato. E se è molto lungo non vedi niente. Esatto, non è per niente, lo vedi tutto, è veloce. Dato che non si ferma appunto se il file è più lungo del nostro schermo, ma continua, il cat è per cose piccole. Oppure ci metti. Oppure il cat serve a volte per concatenare un file con un altro, eccetera. Però il cat normalmente stampa a testo quello che stampa a schermo. Quello che vede il contenuto del file, se fai binario stampa file binario, se caratteri incomprensibili, se è testo stampa testo. Il contenuto. Less e more sono due parser che inizialmente c'era il more, era stato fatto il more, era per fare praticamente stampo una schermata e poi premo il tab e va avanti in un'altra schermata o un'altra riga, secondo se premo l'enter il tab. Il less è stata fatta perché l'ho portato in giro, invece le more, invece amore ha inventato less. È in realtà un more ancora più avanzato perché ti permette, perché il more originale andavi solo avanti, non potevi tornare indietro, cioè faceva, ti fermava e poi potevi andare a schermata successiva così. Il less in realtà, quello fatto per Linux, ti permette di aprire un file, scorrere avanti e indietro, è un parser, non è un editor, quindi se tu hai aperto un file non lo puoi editare. In realtà l'S ti permette anche di editarlo, perché se premi in V parte l'editor predefinito, che potrebbe essere Nano, potrebbe essere Vim, e te lo fa anche editare volendo, chiamando un programma esterno. Quindi l'S è ancora, cioè è un parser che ha anche la possibilità di chiamare l'editor per editare i file che stai correndo, fare eseguendo, fare le ricerche, eccetera. Quindi sono more e less sono dei parser. Cat è semplicemente un butta schermo tutto quello che è il contenuto di quel file. Il contenuto di quel file lo potrai vedere anche con l'editor di testo. Sì, però l'editor di testo apri quel file e puoi anche scriverlo. Sì. Il cat lo stampa e basta, è più sicuro. Ok. Praticamente il file tax altro non è che un file di testo dove noi possiamo scrivere, ma soltanto in append. Cioè possiamo soltanto aggiungere delle frasi alla fine del file. Il file qual è? Tax. Praticamente questo file è visibile dal sito web, ovvero sul sito web ci sta livello 1 e poi consulta sto file, livello 2 e poi consulta sto file. Se la gente che fa? Sto file puoi solo fare l'append, quindi c'hai permessi quelli estesi per poter l'append. Sì, c'è Luca così, Chiarissimo. Ce l'ho fatta e lo rendono da tutti. Come ha fatto a renderlo solo in append? No. L'ha fatto con degli altri permessi, devi guardare i flag. Non lo vedi quello S. Con dei flag che puoi fare LS flag, vediamo qualcosa. Mi sono scoperto che era solo in append. Sta scritto. LS meno L della lista lunga, che ne so. No, attributi. Gli attributi, ecco esatto, suona bene, sì. Bello. Questi sono degli attributi, cioè che tu fai, puoi dare dei permessi ancora tipo, sì. Rendi immutabile meno i, esatto. No, più i. Esatto, quindi c'è dei nomi lo trovi. In questo caso append significa che lo puoi solo, puoi aggiungere roba come vuoi tu, puoi aggiungerlo anche con il cat maggiore, qualcosa. C'è scritto qualcosa pure tu? No. Praticamente qua la gente ci scrive, ecco di questo Samuele quando ci ha giocato, sicuro, Sam. Paso el trever nivel bien por fepo. Cioè praticamente quando c'hai accesso a sto file vuol dire che sei riuscito ad entrare come livello 2. E quindi se tu scrivi qualcosa dentro sto file ci metti a firma, tipo un Bianchini was here. E tipo quando rivisualizzate queste cose sul sito web è assolutamente consigliato disabilitare il JavaScript. C'è chi ha fatto in codiform, cioè ci ha fatto del tutto di più anche per magari sfruttarlo come possibile scritto. Un SQL injection, una roba così. Ma se più che scrivere, perché qua non ci sta racchettato. Però c'è tipo il JavaScript che cercano di farti eseguire un po' di codice sulla macchina tua. Simpatico! Ovviamente tipo man mano che vai avanti quei livelli, tipo se vai a vedere il file tags del livello 30, ma non da qui, cioè sul sito web, clicchi per vederlo, ci stanno le firme di quelli che sono arrivati al livello 30, tipo sono 4 cristiani.
Beh, certo, una piramide come l'antico Egizio, no? Se arrivi lì a scrivere tipo Gianluca è stato qui più o meno, cioè... È stato tutti sulla sedia e ha fatto sì. Cioè tu pensa che... Tu pensa tipo la laurea informatica a Camerino, penso che equivale a scrivere Gianluca è stato qui sul livello 2 di questo gioco. Vabbè, ci fanno anche altre cose a Camerino. Ah, per 110, però la faccio capire. Però vai. Quindi praticamente adesso noi stiamo qua dentro e ci siamo visti la palla. Camerino non usciranno gli hangar, probabilmente. Da qualche altra scuola usciranno. Qualcuno uscirà pure da Camerino. Abbiamo visto insomma la password, che è questa qua. Noi che facciamo? Facciamo exit, però usciamo da SH, quindi siamo ancora dentro come level 1. Facciamo exit di nuovo e siamo fuori. Sono ritornato su Gianluca, a Death Notebook, che è il computer mio. Allora, stavo... No, io perché ce l'avevo già salvata qua, vabbè, la password, comunque la riprendo perché l'ho appena salvata. Eccola qua. Allora. Che faccio adesso? Faccio SSH io.smashdestdeath.org meno L, stavolta level 2, e lui mi chiede la password di level 2, ma stavolta noi la sappiamo. E mo diventa interessante la cosa. No, ma diventa interessante perché abbiamo visto tutte le... Ci manca soltanto l'ultima nozione. L'ultima per il level 2, l'ultima sembra l'ultima nozione, che praticamente sarebbe come funziona lo stack. E una volta è come i programmi. Lo stack o l'instruction pointer oppure. No, lo stack è proprio la memoria, cioè la pila. La memoria RAM viene utilizzata come una pila. Quindi non lo stack pointer. Ma i programmi come la utilizzano sta memoria RAM? Cioè andremo a vedere al dettaglio proprio come viene usata la memoria RAM da un programma. Scorrimenti. No. La pila dei dati, il modello mentale. Però quando fai ci stanno, quando fai una chiamata cambi frame, e quindi ci sta tutto il prolog, e poi alla fine ci sta l'epilog, e ci sta. Perché una volta che capiamo questo, cioè questo qui è l'argomento più figo di tutti. First in, first out. No. First in, first out è la coda sul mercato, invece lo stack è una pila dei piatti. Esatto. L'ultima cosa che metti sopra deve essere la prima che devi levare, capito? No, non ho capito. Quindi devi fare una pila, cioè come se tu c'hai i piatti, metti la pila dei piatti, piatti da prendere in una dispensa. Però se ti dopo vuoi prendere un piatto, devi prendere forza l'ultimo che avevi inserito. Quello si chiama pila in italiano, o stack in inglese. O last in first out, l'IFO. O forse live, però in genere l'IFO. Noi siamo grezzi, l'IFO. Comunque adesso siamo entrati e siamo level 2. Aio. Quindi Aio. Adesso noi siamo di nuovo dentro la home di level 2, che è quella dove eravamo entrati prima, e ci abbiamo visto il punto pass, che è la password di level 2. Adesso è un pronomino almeno. Esatto, il nostro obiettivo adesso è entrare dentro la cartella di level 3 e fare LS, ma porca miseria, con level 2 non possiamo, questo lo sappiamo. Level 2 di prima, no? Andiamo level 2, andiamo nella cartella, levels, dove ci stanno tutti i livelli, e vediamo che esiste level 2 e level 2 alt e level 2 alt.c e level 2.c. allora, perché ce ne stanno due? Perché su alcuni livelli ti danno l'opportunità di avere due eseguibili diversi, sono due programmi diversi. Quello che di solito è underscore alt è quello più difficile da bucare, e alt sta per alternative. Alternativo, tanto per capire l'idea. Ok, devi fare bene tu. Dicevamo, siamo entrati dentro la cartella levels e ci abbiamo stavolta però level 2 e level 2 alt, che sarebbe alternativo, perché addirittura qua abbiamo a disposizione due eseguibili da poter esploitare, quello alternativo di solito e in più abbiamo i sorgenti di entrambi. Quindi prima di andare a eseguire level 2, un attimo, la regola del gioco è: siamo sempre sicuri che il level 2 è stato compilato dal level 2.5? Questa è vediamo pure. Ha compilato, casomai chi è che lo esegue, la facciamo ls-l, no, ottima osservazione, level 2. Aspetta, qui si chiama 02, amore. Giusto, level 02, eccoli qua. Allora, il proprietario di level 0, di level 02 è l'eseguibile, il proprietario è level 3. Il set UID è settato, quindi se noi lo rangiamo viene eseguito da level 3.
lo possiamo eseguire perché lo può eseguire. Il gruppo proprietario è level 2 e noi siamo level 2, facciamo parte del gruppo level 2. E quindi possiamo eseguirlo e se lo eseguiamo viene eseguito come level 3. Lanci. Stessa cosa, level 2 alternative. Proviamo a lanciarlo, prima cosa che ci viene in mente. Level 02. Finito. Ci dice il codice è avviabile su level 2.c e basta ed esce. Ma vedesse level 2.c? No, ma vedesse level 2.c. Esatto, questo per esempio. Questo mi butta perché cioè. Il codice d'origine stava lì, era quasi ovvio. Vabbè. Allora. Ah no, catastrofe, che roba è? Che divertimento brutto. Allora. Il formato bla. Allora, esatto, un piccolo divertimento da bla bla. Bla è quel di l'admin che vi dicevo prima che si trova sempre su Twitter, lo possiamo contattare subito. Questo qua è un programma in C, no, chi ha masticato un po' di C? Roberto penso tranquillamente. No, io ho fatto pesante, questa roba pesante dai su. Si parte direttamente con roba difficile. Bisogna essere onesti, ma ci passa sopra un altro. A me sinceramente questo livello non è che mi è piaciuto più tanto perché più che altro devi ragionare matematicamente più che sullo stack queste cose, però dobbiamo arrivarci agli altri livelli, quindi tocca farlo. Allora, praticamente qua dice i vari include, cioè mi serviranno tutte queste librerie per poter compilare questo programma, perché qua in mezzo abbiamo una roba che sta scritta qua. Questa qui è una funzione che saltiamo a pie pari, perché tanto si inizia sempre dal main a leggere. Il main c'è scritto che prende in input delle stringhe, dopo vedremo come. Stampa il codice avviabile in level 2.c, che è quello che ci ha stampato prima. Poi dice se il numero di argomenti che erano stati passati in input è diverso da 3, oppure not, questo è il per notte, ASCII to integer di argv2 è 0, questo significa. Buonanotte. Return 1 significa scappa con errore. E scappa. Sì, e qua finisce qua. Altrimenti se questo if non è soddisfatto, questo non lo fa e va di qua. Dice signal, che praticamente è una funzione che serve per lanciare un segnale, perché su Linux ci stanno tutte le chiamate di sistema e... Spieghi tu. No, a molto curioso. Sì, praticamente i programmi per comunicare tra di loro si lanciano dei segnali e di questi segnali ce ne stanno un numero determinato. Per esempio c'è il save kill per dire dai al programma il segnale di morire. Chiudersi, sai l'hang up, dirai il ricarica te stesso, ci sta una serie di segnali. Dice il processo di quello è sync FPE, che significa sarà un floating point exception, sarà un floating point, una eccezione matematica. Okay. Ho capito, però e catcher e catch e bancia. Questo qua praticamente significa se viene catturato questo segnale, che sarebbe appunto il segnale che c'è stato un'eccezione di un floating point, cioè tipo logaritmo di zero all'ingrosso, oppure tipo una divisione per zero, cosa brutta. Principalmente viene lanciato con delle divisioni per zero. Sì. Dopo quelli di BSD l'hanno migliorato e infatti sto gioco l'ho dovuto fare andando a leggere su BSD, non su Linux, perché è una cosa che hanno aggiunto quelli di BSD su SIGFPE. Perché all'inizio SIGFPE era per la divisione by zero, cioè quando dividi per zero non si può fare, allora che fai? Non è che anziché lanci il segnale dici c'è stata un'eccezione, cioè c'è stato questa eccezione dice che viene. Un'eccezione generica. No, questo succede quando c'è una divisione per zero, esatto. Cioè non è un errore di scrittura sull'hard disk. Quindi
Esatto. Già è piuttosto... È un errore specifico. Esatto, però... piuttosto ben delimitato nell'ambito matematico. Non è che l'hard disk è rotto. Però su questa riga viene soltanto detto che se nel caso si presenterà in futuro da questa riga in giù, quindi non significa che questa riga lo fa adesso, questa riga significa che se successivamente si verrà generato il segnale di floating point exception, allora dovrà essere lanciata la funzione catcher, ok? Perché praticamente signal ti dice, se arriva un segnale gli puoi dire di lanciare una funzione che è scritto te, perché sennò di default viene lanciata un'altra funzione. Invece in questo caso con signal tu puoi dire, se arriva sto segnale lo gestisco io, lancia questa funzione. Questa funzione che praticamente che cosa fa? Dice set resuid getuid bla 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 bla. Comunque sia ti dice printf I read e ti fa system bin sh, ovvero system è la funzione che si usa in G per lanciare i comandi. Quando lanci bin sh abbiamo visto prima che si apre la shell. Questo viene eseguito come level 3, quindi se noi riusciamo a farlo arrivare a questa riga, automaticamente lui ci apre una shell per il livello 3. Mi permetto di dire, se dato di farlo strozzare con un errore matematico. Bravissimo. Però adesso ce la fa lo strozzare. A livello di programmazione, tanto per capire, quando tu fai quel void catcher, praticamente... Void non ritorna niente. Non è una funzione ma una procedura. Cioè, a quel catcher lì tu dici ok, sto chiamando catcher questa cosa che viene qua sotto, come funziona? Se tu fai strozzare il computer da adesso in un errore matematico, era per capire proprio come la sintassi della programmazione. Una funzione può restituire qualcosa, può restituire un intero, una stringa, quello che te pare. In questo caso non restituisce niente perché non hai bisogno di restituire niente. La funzione catcher non restituisce niente perché cioè non c'è bisogno che restituisco niente, capito? Perché non serve, perché in realtà quella non serviva. Te puoi fare la funzione somma che gli dai due numeri e ti ritorna la somma, no? Restituisce però, in quel caso la somma stessa. Però tu devi dire questo mi ritorna la somma, quindi mi ritornerà un valore intero, quindi davanti tu ci metti int, ok? Tipo main c'è scritto int, quando uno dopo studia il C a un certo punto gli viene in mente, ma perché davanti a main c'è scritto int? Perché main ritorna intero o il sistema operativo? L'abbiamo detto prima, infatti. Perché se no non c'è bisogno, capito? Mentre siccome catcher non deve ritornare niente, infatti vedi che non c'è scritto return dentro, qua c'è scritto return, perché main deve finire per forza con return e con numero intero. Catcher non ritorna niente. Quindi void catcher che significa? Sto definendo una funzione che non restituirà e aprirà una shell che mi permetterà di andare e sotto c'è la definizione della funzione. In C, esatto, per essere corretti, le funzioni col void davanti vengono chiamate procedure, proprio per far capire che quelle non ritornano niente, sono delle procedure e basta, vengono eseguite. Qua, comunque, quando arriverà qua system a bin sh, neanche arriverà a exit 0, perché dal momento che ci apre bin sh, fino a quando bin sh non ritorna, non continua. Quindi praticamente, cioè quando arriva bin sh, noi ci facciamo i fatti nostri, ci vediamo la password di livello 3, poi facciamo exit, questo ritorna qua, e automaticamente ci ritroviamo di nuovo sulla linea di level 2, e facciamo exit, usciamo e rientriamo con level 3, ok? Questa eccezione qua possiamo farla lanciare soltanto qui, perché lui dice io ti lancio catcher se si verifica sig floating point exception da qui in giù. Quindi noi abbiamo un return, abbiamo qualcosa diviso qualcosa. A sto punto cerchiamo di mettere uno 0 qui. Cioè praticamente qui c'è scritto se quel comando che abbiamo dato prima lo diamo con due valori. Non si può mettere lo 0. Se quel comando lo eseguiamo con due valori, questi valori verranno divisi l'uno all'altro, il primo e il secondo verranno divisi, e se questa divisione andrà a portare il floating point exception, allora nel caso si verifichi questa eccezione, lancio la procedura catcher. Quindi io dovrò per superare questo livello dovrò passare due parametri a quel comando di prima. Se lo lascio senza niente mi sta semplicemente
il codice sta in C. Infatti una cosa che non ho detto, vedete qua c'è scritto argv, ci stanno un po' di cose prima, poi c'è scritto argv di 1 e argv di 2, significa che sono degli input che gli diamo noi, ma quando glieli diamo, quelli lì praticamente vengono dati quando noi facciamo programma, esatto, quando facciamo leve 02, quindi 1 e 0, 1 e 0, facciamo la cosa, dato questa lì non funzionerà però. Quando noi gli abbiamo dato, vedi che ci ha messo 1 e 0, 1 spazio 0, perché il primo è argv di 1, il secondo è argv di 2. Ma questo come, lo come è definito questa cosa qui? Questa è una è solo parte del C. Del C standard proprio. Cioè il C praticamente dice che... Ti dice che lui vuole in cosa degli argomenti. Cioè, mo non ti spiego perché argv di 1 e argv di 2 sono quelle due cose, perché dovrei spiegare... i parametri che vengono passati a domanda per passare i parametri se ci stanno il codice è scritto se i parametri non sono 3 e il secondo non stava è 0 facendo una lezione C più che sì no il infatti questo è non è perché... cioè lì si, no il terzo non è il terzo parte che... quello lì, stiamo sul l'if, stiamo ragionando sul l'if, è l'if che ci impedisce a noi da è l'if che ci impedisce a noi di fare quella cosa lì sì. Allora aspetta, facciamoci arrivare. Scusa. Perché lui ha detto, lui intelligente. I parametri non può essere 3, il terzo non deve essere 0, però 0 è quello che dice fare i bigoli a noi, esatto. Che fa la floating point. Quindi che facciamo? Lui ha capito bene, perché dice se qua ci finisce argv di 1 e qua ci finisce argv di 2. E noi per far generare questa eccezione dobbiamo fare una divisione per 0. Siccome però siamo la gioca fa. Il secondo parametro lo mettiamo a 0, così qua diventa 1 diviso 2. Beh, è facile, ci metto 1 diviso 0. Ci metto logaritmo di 1, faccio le cose, metto logaritmo di 1, devo finire 0. Però ci sta un problema che qua sopra praticamente c'è scritto che se noi mettiamo 0 al secondo parametro, lui ci esce fuori. Non ce lo permetti. Quindi abbiamo due possibilità. E adesso un attimo. Allora, logaritmo non lo possiamo mettere perché lui ci chiede. Non è che ti dice quando metti 0 al secondo parametro, ti dice. Ah sì, quelli a toi arg 2 che sì, ASCII quello... to integer significa che se tu schiacci no, sopra, però in realtà quello che tu dici è che gli argomenti devono essere diversi da 3. Quindi devono essere, devono essere 2 o 4. Devono essere diversi da 3. Ok, poi invece dopo che è a tui, che fa? ASCII to integer, perché praticamente quando io faccio level 02 1 spazio 0, sì. Quello 0 in realtà non è 0 in decimale, cioè non è 0 un valore, è il carattere 0. Sì, quindi praticamente questo qua non va altro che trasformare il carattere 0 in 0. E qua il carattere 1 in 1, cioè perché ci avevamo messo 1. Cioè i caratteri che noi digitiamo li trasforma in numeri, capito? Sì, quindi che dice la seconda parte dell'if se è diverso da? Da 0. Ah, certo. No, se è uguale a 0 in pratica, 0 non possiamo metti. Cioè se questo è 0 allora è 0. 1 quindi dash. Quindi noi qua 0 non ce lo possiamo mettere. Però dobbiamo lanciare. Ma secondo non ce lo possiamo mettere. Dobbiamo succedere qualcosa qua sotto che il sistema operativo non gestisce. Perché quando succede lui lancia un segnale che è floating point exception. E questo ci sei riuscito? Sì, cioè io ho fatto quello altro, quell'altro. E quell'altro non lo so. Se vuoi fare la soluzione, ma cioè penso che la soluzione è la stessa. Ma bisogna mettere una quote, che ci posso mettere? Cioè puoi mettere una funzione o deve essere per forza un carattere? Un numero. Può essere un numero di tante cifre, un numero però deve essere. Può essere 1, 10, 100, 153, però deve essere un numero. No, non ho detto meno 1. Può essere una stringa che con... Una stringa numerica, ma se vorremmo meno 1, ma non lo perché ASCII to integer, quello sarebbe ASCII to float, capito? Ma posso mettere tipo per esempio radice di un numero negativo? Deve essere un numero intero. Due numeri interi? Cioè appartenente a Z, quindi può essere da meno infinito a più infinito, basta che sia intero. E no, qualsiasi numero che ci metti non funziona, dai. Ci no, ci sarà una lettera che è convertita in intero di a zero, una cosa così. Questo potrebbe essere un'ottima osservazione. Come perché devi fare la conversione da asci a integer, no? Quindi praticamente è come se la trasforma in modifica asci fosse zero, capito? Ma vediamo dopo è Sandra, dopo questo c'è qualcosa di. No, le asci dello zero, no? Ah, iniziamo a parlare. Allora.
prima Matteo ha detto, vai. Che ci metti? Che metto? Che ne so, ce ne abbiamo le lasci, che ne so io. Andiamo a vedere le asci, che c'è? Puntino, puntino. Che con il già. Ah, per farci finire, il valore 0 ci dovrei mettere null oppure slash 0 qua dice. Sì, strano. Sarebbe il carattere di stringa. Però quello che trovo, se metti questo qui, esce subito, perché lui lo riconosce subito come 0. Mettiamo meno 65. Scusa, 63 sono qui. Questo carattere qui riconosce come 0, perché questo carattere qui... Aspetta. Allora, quel ATOI ARG V2 che significa? Allora, sarebbe ASCII to integer, ATOI, significa che ARG V2 è il carattere che tu digiti, ok? Ok. Quindi se tu metti 10, quello sarebbe 10, però sarebbe 10 in senso di carattere, capito? Il carattere 1 e il carattere 0. E come si scriveva uguale? ASCII to integer, questa funzione qua praticamente non fa altro che convertirlo nel numero 1, 0, 10. Il giro però. Allora quando noi abbiamo messo 0, sì. In realtà non abbiamo messo 0. Abbiamo messo? Carattere ASCII. Carattere ASCII, esatto, che poi era 48 mi pare. E carattere ASCII per 0? Carattere ASCII per 0 è 48 in decimale o 30 in esadecimale. Ok, quindi mettere 0 lì non funziona perché dovremmo mettere... Mettere 0 vuol dire che lo converte nel valore 0, perché lui praticamente fa... Prende il valore decimale e fa meno 48, la funzione ATUI. Ma la facciamo... Cioè, se tu scrivi 0, lui prende 0. Facciamo 1 meno 48. Allora, 1 meno 48. Se tu ci metti il numero non lo interpreta come il numero, lo interpreta come un hash. 49 meno 48. In intero, facciamo questa funzione. Quindi se tu ci metti... Se io ci metto 0, quella funzione lì, ATUI... 49 cioè, meno 48. Cosa leggi? Legge 0, legge 48. Guardate che è 1 meno 48. 1 tra vuoti meno 49 meno 48. No, prima 1 ci mettiamo sempre. 1 fa sempre bene. Vai. Così? Ah. Una alla volta. Niente. No, guarda che il primo argomento deve essere sempre 1, se dimmi il tuo argomento. Anche due, il secondo argomento e il terzo. Poi ci metti tra quote, tra apicetti, ci metti 1 meno 48, una cosa. Oppure c'è due o tre tipi di apicetti diversi. No, aspetta. Apicetto 1, apicetto, poi ci metti apicetto 1, apicetto. Aspetta, apicetto qua. No, 1. Sì. Poi spazio, apicetto, poi ce ne doppi singoli, danno 1. Apicetto. Meno 48, una cosa del genere. Poi c'è i singoli archi, poi c'è i spazi. Arg 2, che sarebbe il secondo elemento o il terzo? Lo 0 è il nome del file. Dai, allora spara. Io non ho ancora capito bene quella funzione ATOI, quindi... ATOI converte un stringa in 0 allora, se quello converte la stringa in un numero, non possiamo mettere qualcosa che convertito diventi 0, perché sennò comunque esce prima. Esatto, quindi mettere qualcosa che è 0, che è convertito, viene in qualcos'altro, eventualmente. Perché? No, perché lui quando va a fare la funzione, non... Allora, non possiamo usare la divisione per 0, perché noi abbiamo ATOI, tanto come lì, tanto lì sotto, quindi qualsiasi cosa porti 0, in realtà non lo possiamo usare, perché sennò è perfetto. Quindi dobbiamo trovare qualcosa che non sia la divisione per 0. Ottimo. Quindi una cosa che possiamo andare a fare, andare su internet a vedere SIG FPE. Quando in quali casi viene lanciata questa eccezione. Perché inizialmente era nato per lanciare questa eccezione, cioè SIGFPE era un segnale che è stato creato perché veniva lanciato quando c'era una divisione per 0. Poi però ci si è resi conto che anche altre operazioni che non sapevamo quale segnale agganciargli, sì, aveva senso mettergli floating point exception. Poi sono arrivati quelli di BST che hanno detto: oh, aspetta, ma SIGFPE sarebbe adatto pure per queste cose. Aspetta, perché così si fa un casino. Allora, facciamo delle categorie per i motivi per i quali viene lanciato SIGFPE.
Infatti adesso scopriremo, dopo che ho detto Andrea, però andiamo a vedere su internet, che SIGGF, per velocizzare un attimo, che SIGGFPE viene lanciato non solo quando ci sta una divisione per zero, ma... andiamo a vedere, che ne so, qua... non devo fare nemmeno... che mi sta andando... Dice, allora, vediamo un po', vediamo un po', qua, se li... eccolo, sì. Eccolo, 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 SIGGFPE, SIGGFPE, such as, come, divisione per zero, qua ci dice poco. No, lì dice, c'era qua, c'era quella lì, la nota 2 c'era, forse ci aiuta. Nota 2? No, niente. Via, per carità. Allora, ma index, eccolo qua, questa qua, gnu.org. Andiamo a vedere, dice macro, allora int, sigfpe è un segnale, ma alla fine è un numero intero. Dice, ecco qui i motivi per cui può essere lanciato: floating overflow trap integer division by zero, cioè all'inizio era questo, che è la classica, diciamo, integer overflow impossible in a C program unless you enable overflow trapping in a hardware specific fashion. Subscripting range, floating decimal dividing by zero, floating underflow decimal overflow trap. Questi sono i motivi per cui viene lanciata questa eccezione. Infatti questo qua era stato BSD system provide SIGFP handler with an extra argument that per distinguere insomma tutti i vari casi. Praticamente subscript range, ho visto una cosa forte, quello lì subscript range something that ci trovo never check a posto, cioè a volte ci stanno dei for che non vengono controllati, fanno il loop, che ne so, e viene lanciato. No, quello è quando tipo, quando secondo me è nella direzione di andare a prendere tipo un vettore con un indirizzo che non esiste, l'indirizzo di un vettore che non esiste, capito? Tipo il check sugli indici. Quest'altri che vedete qua sono tutti altri segnali che vengono lanciati, capito? Quando in altri casi, cioè, io so qua, tipo, quando quando c'è un'istruzione illegale, ma non c'entra niente. Comunque, qua abbiamo aperti diversi di siti, aspetta, andiamo a vedere, perché ce ne stava uno che mi ha illuminato un attimo, che praticamente diceva che SIGFPE ha una peculiarità, ovvero che viene lanciato anche quando succede una cosa in particolare. Che non ce la dici, la devo leggere. Mo vorrei trovare un attimo prima di prendere, no, aspetta. Oh, fortuna che Gianluca ci aveva detto questi fateli da solo, questo è facile, grazie, eh. Questo non è però, cioè, no, vabbè, e chi non arriva a livello 4 non si presenti, c'è avuto pure questo è C e... ecco, meno 1, quello roba lì, quello ci piace, dai, su. Praticamente, ve lo spiego un attimo, aspetta, vediamo se riesco a recitare un verso di questo, posso? Allora, noi in C, cioè sul computer possiamo scrivere i numeri di qualsiasi valore, cioè se vogliamo scrivere 9.999 milioni di miliardi li possiamo scrivere. Però ragioniamo un secondo, se noi abbiamo delle variabili che sono di tipo int, che ospitano poi questi numeri che noi gli diamo, però queste variabili di tipo int sono di un numero finito di byte, cioè non è che dobbiamo scrivere tutti i numeri che ci pare. Infatti le variabili di tipo int sono di 4 byte, okay, ovvero 32 bit. Quindi ho cercato il numero massimo di valori. Esatto, quindi praticamente che succede? Noi ci avremo un valore minimo che potremo scrivere e lo chiameremo int min. E un valore massimo che lo chiameremo int max. In mezzo sarà 0. Adesso, che succede?
ci sta il problema di, c'è stato per anni il problema di come rappresentiamo i numeri negativi in binario. Cioè, se io ho già 32 bit, io che faccio? Inizio con 0, 0, 0, 0, facciamo che ne so 32, no? E per me questo qua è uguale a 0, poi faccio 0, 0, 0, 1, e questo qui per me è uguale a 1, poi 0, 0, 1, 0, e questo qui per me è uguale a 2, e via dicendo, no? Però il discorso è, i numeri negativi sono stati proposti parecchi sistemi per poter rappresentare anche i numeri negativi. Alla fine si è optato per il complemento a 2. Adesso vedremo che cosa significa. Praticamente si è optato per il complemento a 2 perché era una soluzione buona, in senso che di 0 ce ne stava uno solo, perché per tutti i sistemi che si cercava di rappresentare succedeva sempre che magari ci stavano due rappresentazioni uguali per lo 0. Non lo andiamo a vedere perché sennò andrebbe troppo alla lunga, però se voi provate a immaginarvi, cioè abbiamo 32 bit, inventatevi un sistema che rappresenta sia i numeri negativi che quelli positivi. E lo 0 sono due volte. È facile che capita, su quasi tutti i sistemi capitava che lo 0 c'era due volte. E non si prestavano neanche per fare dei calcoli veloci col processore. Fino a quando ci sta qualcuno che ha detto il complemento a 2. Il complemento a 2 è una cosa semplicissima. Praticamente significa invertire tutti i... Non so se avete mai sentito che tipo il primo bit significa il segno, no? Ma andiamo a vedere perché significa il segno. Cioè praticamente il complemento a 2, tipo se questo qua per noi è 2, il complemento a 2 sarebbe 1, 1, 0, 1. Più 1. Allora, si lascia uguale 0, 1 e poi 1, 1. Cioè, quando trovo il primo 1 poi inizio a invertirli. Cioè inizio da sinistra verso destra e scrivo. Poi appena trovo un 1 inizio a invertirli. Questo qua è un metodo, oppure si potrebbe fare, ma il metodo che utilizzo io... C'è un metodo più semplice, cioè se fai tutto l'inverso poi si aggiunge uno. Infatti quello che faccio io di solito è che se tu fai il toggle, cioè inverti completamente i bit, fai 1, 1, 0, 1, e poi fai più 1 in binario, più 1 in binario, che sarebbe 0, con il riporto di 1, 1, 1, 1. Sono due sistemi diversi, però cioè, è questo... due metodi per tutti gli stessi campi. Sì, questo qua è effettivamente più veloce se lo stai scrivendo, soprattutto se lo stai scrivendo alla lavagna, perché segui quando trovi il primo 1, li scrivi uguale e poi inizi a invertirli. Comunque la cosa interessante è che praticamente con questo sistema. Per quelli che non lo sanno, questo è meno 2, l'ultimo sì, che scrivi, questo è meno 2, esatto. Quell'altro è più 2 da qualche altra parte. No, scusa, questo è più 2. Questo è più meno 2, così. Cioè, praticamente alla fine, mo lo faccio con 3 bit perché almeno facciamo subito. E meno 2, ma è anche un numero positivo. No, meno 2 è un numero negativo. No, però là sotto, quello lì si può interpretare anche come un numero positivo. Perché in questo modo i numeri positivi finiscono prima. I numeri positivi non hanno il diritto di mettere a 1 il primo bit. Ok, perfetto. In questo modo, benissimo. Tu devi tagliare un po', no? Benissimo, certo. Se no ci avrebbe più significato. Esatto, è vietato per i numeri positivi. Quando tu hai il primo bit, quando tu hai il bit, diciamo. Il primo uno sai che è negativo. Sai che è negativo. Che mi è stato estendendo. Qui io però è una bella la serata, però. No, fantastico. Ciao. Comunque, ho iniziato e ho detto questo qua è lo 0. Cioè, prima di arrivare a questo, vi vorrei far notare come stiamo facendo il livello 2 e a livello 2 mo stiamo studiando come funziona il complemento a 2 sui numeri binari e tutte, perché vengono mangiate le eccezioni. Questo è tipo quello che ti insegna a livello 2. Il livello 3 ti insegna un altro milione di cose, il livello 4 un altro milione che non c'è.
Cioè, questo gioco è assurdo, perché praticamente ti fa una cultura assurda. E poi il bello è che tu... Esistono le soluzioni su internet dei livelli? Ci saranno sicuramente... Il deep web? Non so, metti qualcuno ha detto... Se io sta roba non te la sapevo spiegare, se non me la facevo. Ma io penso che del livello 30 non ci sarà sicuramente, perché si tiene... 10 livelli? Io direi una cosa, teniamoci un giorno a settimana dove facciamo... L'avanzamento di livello, tutti insieme, così si impara un sacco di cose. No, ma questo ti spacca la testa. Il tempo della soluzione cresce esponenzialmente. Ma il giorno è il quarto, c'è una settimana. Potrebbe essere una cosa simpatica, tipo una volta al mese. Secondo me è una figata pazzesca. Una volta al mese facciamo, però tutti noi ci sforziamo a farlo. Vogliamo una volta al mese andiamo a facciamo l'avanzamento di livello. L'estate però che funziona Babys, perché. No, si può fare, no? Però direi una volta al mese. No, ma dopo diventa, secondo me, il livello 15, adesso ho detto così, diventa troppo complicato anche per sì, le persone. Sì, però noi abbiamo il mese di tempo, possiamo fare una volta sì, buon un attimo, però allora arrivati anche al livello 4 o 5. Io ho messo a giocarci per degli esatto. Facciamo solo questo. È una cosa che si può fare ogni mese o ogni due. Ma lo fanno insieme a cercare in avanti? Basta che uno ha fatto l'avanzamento, intanto fa la cena agli altri. Ah, ecco, uno lo deve per forza certo, fare. Se no che si può fare? Fino a livello 5, se non anche facessimo fino a livello 5 o 6, un annetto carino. Soltanto per spiegare a livello 5, secondo me ci vogliono due serate piene. Per capire come si potrebbe fare. Cioè a livello 5 è un buffero per Cody, andiamo a scrivere. Ho una proposta, scelgo il code di andare a un buffer di poi. L'inizio del buffer per fare così qui andare a scrivere l'extraction point. Comunque, tornando un attimo velocemente qua. Cioè quello che notiamo è che praticamente è stato inventato un sistema per scrivere numeri negativi e positivi. E poi è venuta fuori la striella che il primo numero serve per indicare il segno, ok? Se ci sta l'1 all'inizio è un numero negativo. Il complemento a 2 grazie al piffero, perché cioè, se noi facciamo il complemento a 2 il primo numero sarà sempre un numero, cioè se noi iniziamo a fare da 00, 001, 010, cioè se il primo, quello più significativo sta a 0, quando facciamo il complemento a 2 per forza ci va 1. Però quello che dobbiamo notare è che di numeri positivi ce ne stanno 4. Di numeri negativi ce ne stanno 3. E questo è vero fin tanto che utilizziamo 3 bit, ma anche se ne utilizziamo 4, anche se ne utilizziamo 3 sempre 3, uno di più. Ce ne sta sempre uno in più positivo. Quindi, perché ci sta lo 0, cioè lo 0 noi lo prendiamo come positivo. Quindi significa che da qua a qua ce ne sta uno in più rispetto che da qua a qua. Ok? Qua ce ne stanno n e qua ce ne stanno n. Meno 1 è un numero non permesso. Sarà scritto anche lì da capo. Quindi praticamente. Aspetta, che significa? No, che noi abbiamo. Mettiamo un caso che il numero più grande che possiamo rappresentare sia 100, ok? Seguitemi un attimo qua perché non c'è il passaggio. Qua ci abbiamo detto che abbiamo più numeri, cioè quelli positivi ne è uno in più. Quindi mettiamo caso che il numero... Qua c'è il 101 e la 99. Se fai meno 100 non è permesso. No, meno 100 non esiste proprio. Se esiste più 100... Il 99 è il massimo. Cioè, meno 99. Meno 99, meno 1 lui si strozza. Meno 1 si strozza. Strozza. Certo. Vuoi fare meno 100? Sì, perché devi fare un buffer, cioè devi portarlo a un nuovo flow. Un numero che non esiste, che va al di là di quello che lui può calcolare. Meno 99 meno 1, ho detto Samuele. Ha sbagliato. Meno 1 perché int max esiste di qua, mentre int min di là non esiste, quindi aspetta. Dovevo sbagliare. No, ecco, io direi che abbastanza. In che senso avessi sbagliato? Perché questo qua dovrebbe essere meno 101 dovrebbe arrivare. Questo allora 0 devi condannare. Sì, è vero, perché da una parte c'hai da 0 a 100, dall'altra parte c'hai da meno 1 a meno 101. Ah, giusto che qui. Cioè, aspetta. Perché? No, ma bisogna qua, se conti il numero degli elementi o se conti il valore dell'elemento, sono due cose diverse. Esatto. Se tu conti il numero degli elementi, se ce ne rimette 100, ma è 101 per forza. Il numero degli elementi è lo stesso. No, gli elementi è lo stesso. No, gli elementi è uno in più. No,
il valore è lo stesso. Aspetta un attimo, il numero non è un in più, perché tu l'ultimo, quello che è tutti uno, è per forza negativo. No, eccoci, aspetta. Beh, meno 100. Questo è meno 100, questo è 99. No, è 100. No, 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 qui c'è più 3 meno 3, là ci sarà più 99 meno 99. No, guarda le ingegneri su una tenda, su una tenda, 128. Perché prima andavo a cercare su... No, su è giusto, c'è lui quello che dici tu, perché la parte... 63 meno 64. Quanti elementi abbiamo? Il range dell'intero con il segno è la metà delle senza segno, no? Esatto, andiamo a vedere qual è. Solo che siccome tra i positivi c'hai anche lo 0, che meno... tra i negativi non c'è, allora da 1 c'hai 100, c'hai tutti e due 100. Considerando che ce n'hai 100 e 100. Se c'è, certo, zero, c'è zero, per forza, certo, c'è lo sì. Ma 0 sarebbe 5. Sì, è così. Lì c'è un elemento in più, però sarebbe tutti e due. No, aspetta, aspetta, non c'è un elemento in più, perché tra gli elementi negativi... Come su tra gli elementi positivi c'è quello che è tutto 0, che tra i negativi non c'è stato, c'è quello che è tutti 1, che sui positivi non c'è stato. Quindi è esattamente, puoi rappresentare tanti numeri positivi e tanti numeri negativi. Per esempio su 108, ma da 0 a 63, da meno 1 a meno 63. Tanti numeri positivi. C'è una discrepanza, no? Abbiamo no, meno 64, in realtà, se non sbaglio, perché il numero 1 ti dà una possibilità in più. No, però anche 000 dà una possibilità, no, che non c'è tra i numeri positivi, sì, considerando lo 0 come numero positivo. Quello che ti voglio dire è che tra tutti i numeri, tra tutti però, i numeri, essendo uguali i numeri positivi e i numeri negativi, sì, c'hai un numero, c'hai la range massimo, no, è allora, scusate, fatemi capire, tu c'hai 100 tesserine bianche e 100 tesserine nere, sì, allora per forza, certo, sì, le tesserine non è meno 100, 99 e il 99 e 0 e meno 100. Se facciamo le due parametri, però facciamo le tesserine bianche, le tesserine bianche, le tesserine bianche, le tesserine bianche, le esatto, sono 100 numeri da una parte, 100 perfetto, 100 negative e 100 positive, però lo 0 è positivo e gara di 1, lo 0 è positivo significa 0 non lo consigli neutro, non parti da 1, certo, ci si importa già tu. Logicamente ci siamo. Mezzanotte, quindi. Ma le coglioni, mezzanotte e verdi. Arriviamo subito al quaglio. Vai. Praticamente quello che voglio arrivare è questo, che se noi prendiamo 5 e facciamo il complemento a 2, di qua meno 5 esiste, ok? Se noi prendiamo meno 50 e facciamo il complemento a 2, andiamo di qua, meno 50 esiste, se fai meno 100 50 esiste, 50 esiste. Se facciamo 99 esiste. Questo arriviamo di qua, che meno 99 sì, è rappresentabile, meno 100, se no, noi facciamo meno 100 e facciamo no, il complemento a 2 arriviamo di qua fuori da per fuori, e sai che cos'è questo? È 0, no, no, è meno 100, è meno 100 perché? Perché? Perché praticamente va in overflow di un bit. Cioè riparte, questo riparte, gli cambia il valore, giro dall'altra parte, questo qua è come se fossero, guardate, questo qua è come se fosse positivo, in cerchio, esatto, uscirà, cioè quando esci di qua rientri di qua, questo è logico, questo è 0, qua ci sta, bla bla bla, qua ci sta 99 e meno 100 vicini. No, no, vicini, in senso, sì, esatto, sì, cioè in senso, ma basta fare 99 e meno 100, 99 e meno 100. Perché praticamente è come se io volessi fare questo, come se io, aspetta, qua c'è qua, mi è venuto quello qui, cioè, hai fatto il numero in più, il 3 sotto non ce lo dovevi metti, il 3 sotto non ce lo dovevi metti, mi hai messo il numero in più sotto, hai messo questo in più sotto, no, è lì che ci ha fondiato, è quello che ci ha fondiato, sono troppo, mi hai messo uno troppo, perché questo è uno. Questo ah, perché poi ci sarebbe pure 1-0-0 che ci mancava qua sopra. Ma dai. Sì. Infatti vedi che qua c'ho tutte le combinazioni di 0-0. Quindi sarebbe meno 4. Meno 4, ecco. Meno 4 è una porta. E sempre ci ha forbiato, vedi? Tutta colpa tua. Sono bravo. Cioè, quello che voglio dire è che se io faccio... Proviamo a fare il complemento. Mette porta alla finale della partita dei volley. Te metto lì davanti e non lo sai parte. Proviamo a fare il complemento
facciamo due esempi veloci. Facciamo il complemento a 2 di meno 3. Quindi noi abbiamo meno 3 che è 0, 1, 0. Abbiamo detto il complemento a 2 scrivo fino a quando non incontro il primo 1 e poi inverto. Quindi lo 0 diventa 1 e l'1 diventa 0. Ok? Meno 3 è corretto. Facciamo il complemento a 2 di 1, di meno 1. Meno 1 che invece è 1, 1, 0, 1. Diventa il primo 1 lo scrivo, poi siccome il primo 1 l'ho incontrato devo invertire tutto quanto. Ed è giusto. Adesso facciamo il complemento a 2 di meno 4, ok? Complemento a 2 di meno 4 è 1, 0, 0. Quindi faccio 0, faccio 0, faccio 1 e da qui inizio a cambiare, però mi sono finito gli spazi. Quindi il complemento a 2 di meno 4 è meno 4. Se noi facciamo il complemento a 2 di int min di meno 100 è meno 100. Nel caso dei 32 bit, int min è grande 21, 47, 48 decimale. No, quella è int massima, pardon. Int min sarebbe quello meno 1, cioè come 99 meno 1. Okay, quindi negativo di 1, 21, 46. Quindi tornando a noi, praticamente dice: se noi andavamo a leggere l'ISD, me lo so perso una teoria. Qua praticamente ci sta scritto, hanno scoperto che siccome int min, il complemento a 2 di int min, cioè non esiste perché è di nuovo int min, se noi facciamo int min per meno 1 il computer non lo può gestire, perché per meno 1 significa fammi il negativo, cioè il negativo di int min, cioè il negativo di un numero negativo sarebbe il complemento a 2, cioè quello positivo. Esatto. Quindi int min, che sarebbe il più grande numero negativo, per meno 1, cioè trasformarlo in positivo, il complemento a 2 mi ritorna di nuovo meno int min, quindi meno int min per meno 1 fa meno int min di nuovo, non va più int ma, cioè non va la parte positiva, no? Quindi da qui ritorna qua. Quindi praticamente sta cosa è sbagliata, perché se uno deve fare un programma di calcolatrice, deve fare una calcolatrice, deve fare un programma che fa i calcoli, insomma, e scopre che praticamente un numero per meno 1, cioè il positivo di quel numero è di nuovo il numero negativo, allora non può essere, cioè il programma deve dire fermo, c'è un problema, cioè c'è un problema di memoria, c'è un problema. Siamo noi che non lo riusciamo a gestire. Correttamente, perché fa, cioè, un numero per meno 1 fa. Esatto. Quel numero stesso, cioè sempre negativo, meno per meno fa meno lì, capito? In quel caso, allora in quel caso il sistema operativo lancia un'eccezione, cioè piuttosto che fatti fai i calcoli, ti lancia un'eccezione e ti dice ci sta un errore. Non lo so calcolare. Esatto, questa eccezione si va a leggere sulla documentazione di su BSD, che è praticamente dividere, cioè moltiplicare int min per meno 1. Lancia il, come segnale il floating point exception, che però non è proprio corretto dal punto di vista logico, perché floating point non è che però significa storicamente, diciamo, è stato fatto che lancia quello lì, cioè, esatto. Sì, ma noi dobbiamo lanciare quello e lì. Che non devo uscire il programma, scusa, esatto. Se uno fa int max più 1 non è qua, cioè, se te però, fai int max più 1 hai fatto giro, no, lei allora, veramente fai il controllo sui segni meno per meno, sì, perché se te fai perché c'è un problema di fare divisione meno per int meno che porta sempre meno, non è possibile, non è che dà il fatto se tu fai int max più 1 in realtà vai sul numero più vicino allo 0 dalla parte negativa. Guarda, noi abbiamo il numero più grande è 0, sì, 1, 1, no? Che sarebbe il 3, sì. Quindi 0, 1, 1, se io faccio più 1 in binario, 0 più 1, questo qua mi fa 1 e 1 fa 1 con riporto di 1, 1 e 1 fa 1 con riporto di 1, 1 e 0 0 fa 1 con riporto di 1, 1 1 1 no, così fa 1 più 1 fa 1 con riporto di 1, poi 1 più 1 più 0 fa 1 con riporto di 1, 1 più 0 più 0 fa 1 con riporto di 1, e mi riporta meno 1 e ti riporta meno 1, perché il complemento a 2 praticamente ti viene disegnato in modo che il numero più vicino allo 0, cioè il numero negativo più piccolo si scrive con tutti 1. Tu trovi F in esadecimale. Non so fare i conti in binario, ma quello lì non è proprio in zero. Scusa, 1 più 1 quando fa? 0, 1, 1 più 1 fa 1, 0, 0. No? Sbaglio? Toppo? Lì c'era 0.
Aspetta, terzo non è zero. Mi sbaglio due perché non l'hai messo a zero. 1 più 1 fa 0 con il riporto uno, di 1. 1 più 1 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1. 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1. Poi è lo stesso quell'altro. 1 più 1 più 1 fa 1 con il riporto di 1. Sì, giusto. Quindi 1 più 1 fa 1 con il riporto di 1. Sì, giusto, scusate. Perché quando c'è il riporto e c'avevi 1 e 1 sotto era 1 con il riporto di 1. Comunque l'argomento suo tiene lo stesso, perché due numeri positivi sommati mi danno uno negativo. Allora come dice, ma che cazzo, quando ci siamo, sì, abbiamo fatto un overflow in pratica sugli interi, cioè questo viene, più uno ti viene lanciata la floating, cioè, point exception, questo più uno ti dà questo, ti dà questo, esatto. Tu traducilo lì a fianco in decimale, sì. 0 1 1 che roba è, 0 1 è 3 3 3 più 1 è uguale a meno 4, il che due numeri positivi fa. Il computer si accorge anche lui di questo assurdo e ti tira una exception che è proprio quella del level 2, la floating point, che in questo caso non è proprio il massimo della coerenza, perché il floating point qui non ci sta manco uno. Però è efficiente perché ha aggruppato una serie di errori, sì, su quella. Sì, meglio niente adesso, d'accordo, però matematicamente non è proprio. Ma non c'è la matematica, questo da non segna la segnale di che stava dando l'errore. Sì, ma io volevo che so, integral exception, capito? Però, vabbè. Io volevo non vedere. Ci metti. Quindi praticamente che facciamo? A sto punto abbiamo visto che questo numero moltiplicato per meno 1 fa di nuovo un numero negativo, però moltiplicato per meno 1 o diviso per meno 1 è la stessa cosa, cioè fai per meno 1, fai per meno 1, fai diviso meno 1 è sempre lo stesso risultato, no? Quindi siccome noi lì abbiamo soltanto una divisione, cioè noi qui abbiamo una divisione, noi gli diamo come argomento, cioè come argv di 1 gli diamo int min, cioè gli diamo il valore questo qua, meno 4, che in 32 bit è quel numero lungo che abbiamo visto. Di qua gli diciamo meno 1, quindi diviso meno 1, cioè significa trasformando, cioè negativo per negativo però fa più, e se qua è 1 il numero rimane lo stesso, quindi ce lo trasforma in positivo. Quindi praticamente diciamo faccia il complemento a due sta roba e ce l'hanno già sì. L'unica cosa è che lì noi abbiamo quella funzione ATOI. E quindi asci tu integer ti trasforma questo qui, che è quello che io ho scritto adesso, sono caratteri ASCII. Se io ci scrivo no, A, li trasforma S in 1, 2, 3, 4, 5, cioè li fa un cast, come si posso dire, un, cioè, fa un'operazione che a te sembra del tutto inutile, del tutto stupida, però nel computer va fatto, il computer acquisisce alfanumerici e un alfanumerico per essere trattato come un numero ha bisogno di essere purificato, quando per te è logico. Tu schiacci i tasti sulla calcolatrice, tu schiacci un tasto, però dopo la calcolatrice lo trasforma in un valore. Quindi quel ASCII to integer, perché noi comunque... gli diamo una stringa. Ah, ok, quindi quella roba lì comunque viene riportata da quella funzione in quel numero lì. Io, esatto, per questa stringa meno 21. È trasparente per te. Quindi noi gli diamo quello e poi meno 1. E ci dice Yui! E mo andiamo, mo si può andare. Sì, ma io oh, grazie. Ottima serata, la prossima volta. Allora, la prossima volta. E quindi qua possiamo leggere la password di Yuri. La prossima volta è Marco Raspberry? No, la prossima volta è Raspberry. No, basta che il prossimo. Aspetta, la prossima Raspberry. Queste cose qui, se vi piace, le facciamo. La prossima possiamo fare anche tipo fra un mese. Però la prossima ancora con un tempo crescente, perché dato che ogni livello. Ma la vogliamo fare come serata o come serata parallela? Oltre alla serata solita? No, questa è un po'. Questa è un po' pesante, le cose non le sa. Facciamo come serata. Oppure no, inizio il programma. La prossima, io non so niente, però se la prossima, tante la prossima possiamo fare più giusto. Però la prossima ancora fra un mese e mezzo, la prossima ancora fra due mesi ancora. In modo che sia sempre più. Perché così dà la possibilità a chi lo vuole fare di farlo. Sì. Esatto, per non rovinare il divertimento. Esatto, perfetto. Il livello è sempre crescente, allora noi faremo queste serate con una distanza tra una e l'altra sempre crescente, in modo che è proporzionale alla difficoltà che è richiesta per risolversela soli.
Così ognuno manager. Facciamo fra 2 settimane, fra 3 settimane, fra 4 settimane. No, adesso fa 2, fra prossimi mese e mezzo. Se vi piace facciamo così, vediamo tra un po' se arriva. Gianlu. Che dici?